Melini Paolo, nato a Reggio Emilia il 22 giugno 1953. E allora, la raccomandazione è sempre quella di non riprendere le parti che non vi consentono. In questo caso, vabbè, per il Bellini non ci sono problemi perché è di spalle, però l'imputato Graviano non desidera essere ripreso. Prego, allora cominci la parte civile. Posso, chiedo scusa? Sì, via. Avvocato. Giusto per ribadire che la difesa di Filippone non si oppone all'eventuale acquisizione di tutto quanto fatto e detto dal testo che stiamo per sentire. Va bene, io non so se ci sono dichiarazioni che ha reso in precedenza. Sì, se è così anche per gli altri difensori. Per gli altri difensori? Io non ho nulla in contrario nel produrre i verbali che ho depositato qualche giorno fa, generati dalla Corte d'Assise di Caltanissetta. Quindi sono quelli di Caltanissetta? Sì. Le altre parti? C'è il consenso. Il consenso all'acquisizione. Va bene, allora con il consenso delle parti, dichiarazioni rese dal Bellini davanti alla Corte d'Assise di Caltanissetta. Processo a carico di Matteo Messina Denaro. In data? Le date sono 12 settembre 2019 e 30 settembre 2019, il procedimento a numero 402/16 RGNR numero 1/17 Registro Generale Assise. Va bene, grazie. Ce le produce oggi? Sì, no? Sì, 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 le lascio. Va poi bene, allora poi a conclusione ce le produce. Prego, avvocato Basile. Sì, signor Bellini, buongiorno. Sono l'avvocato Basile, difensore delle parti civili. Buongiorno. Volevo chiederle, lei ha avuto dei programmi di protezione in passato o tuttora? Sì, ho avuto due programmi di protezione, uno come testimone e poi uno come invece collaboratore. Senta, ma partiamo un attimino così brevemente, diciamo con la sua storia tra virgolette criminale, cioè lei ha commesso dei reati, ha commesso omicidi, può dirci brevemente? Cioè, sì, io ho commesso degli omicidi. Quando, signor Bellini? Il primo nel 1975, poi negli anni a seguire. E il primo omicidio chi ha ucciso, signor Bellini? Ho ucciso al ceste campanile di lotta continua. E per quale ragione, signor Bellini? L'ho ucciso perché una notte lui venne insieme a un altro vicino a casa mia con due taniche di benzina e volevano bruciare l'abitazione mia dove vivevo con i miei figli, con mia moglie, con i miei familiari, i miei nipoti. E la guerra è guerra, il primo che arriva vince. Allora era così. Ma perché voleva incendiare la sua casa? Cioè il fatto che lei abbia detto che era di lotta continua, c'è una ragione. Ma guardi, io il perché non gliel'ho chiesto, perché non c'è stata la possibilità di chiedergli il perché, ma supposizioni non intendo farne. Lui è venuto per bruciare la nostra casa, era nell'intento di farlo, è stato scoperto e ha detto che sarebbe ritornato, ci avrebbe bruciati tutti. E io allora, era una situazione un po' particolare sia politicamente che fra rivalse di opposte fazioni politiche. E cosa succede? Che a un certo punto avevo sempre negli occhi Prima Valle con questi signori, due ragazzi che sono stati bruciati nella loro abitazione, e quando ho avuto l'opportunità l'ho ucciso. Lei ha detto che politicamente eravate contrapposti, lei faceva parte di qualche organizzazione politica? Guardi, io ero indicato come appartenente al Avanguardia Nazionale. Cos'era Avanguardia Nazionale, signor Bellini? Avanguardia Nazionale era un'organizzazione politica di destra. Però le chiedo scusa, non posso risponderle più su questo tono, perché questo potrebbe essere potrebbero essere delle cose che riguardano il processo di Bologna. Vabbè, su queste domande specifiche e politiche non le posso rispondere. D'accordo, signor Bellini.
Senta, e dopo questo omicidio lei ha subito un processo? Che è successo? Siamo nel 75, ha detto. Sì, sono stato processato e in virtù del fatto che ero collaboratore, che avevo detto passati tanti anni, fui prosciolto. No, non so qual è il termine legale. Ma in che anno fu processato per questo omicidio, signor Bellini? Guardi, non mi chieda delle date perché io con le date ci litigo ancora. Ho dei problemi mnemonici per le malattie che ho, i medicinali che prendo, e non faccio altro che ripeterlo in tutte le udienze dove vengo chiamato, e il processo non me lo ricordo, l'ho fatto anni e anni dopo. Quindi prosciolto o prescritto? Al Ceste Campanile nessuno sapeva, al Ceste Campanile nessuno sapeva niente, era stato archiviato. Quando ho collaborato, la prima cosa che ho detto, l'omicidio di Campanile. In virtù di questo fatto, poi il processo me l'hanno fatto anni e anni dopo. Ho capito. Senta, ma prima di essere processato, cioè subito dopo l'omicidio, lei dove ha vissuto? Subito dopo l'omicidio ho vissuto a casa mia. Dove? A Reggio Emilia. Quindi siamo in che anni? Ha detto nel 75. Lei è mai stato latitante, signor Bellini? Sì, sono andato latitante. Adesso l'anno preciso non me lo ricordo, se 76, 70, 70, non mi ricordo l'anno. Sono andato latitante perché avevo sparato a una persona che aveva avuto con mia sorella dei problemi, ferendolo, e mi misi latitante. E dove trascorse la sua latitanza? La prima parte della latitanza l'ho trascorsa in Brasile, la seconda in Italia. Senti, in Brasile come ci arriva? In aereo. Ma è stato aiutato da qualcuno? Cioè, perché sceglie il Brasile? Sento il Brasile, non lo sento io, lo sente mio padre, perché è un suo carissimo amico, cognome mi sembra che fosse Mistura, di Fidenza, che aveva una ditta dove prendeva i soldi dei lavoratori, della gente, non pagava i contributi e se li mangiava lui. E era scappato dall'Italia, appena uscito dalla galera, e si era portato in Brasile, e così lì poteva avere un punto d'appoggio. Ma lei ha svolto qualche attività in Brasile? In Brasile? Sì. Sì. E quale? Sì. Mi facevo arrivare dall'Italia dei prodotti farmaceutici da rivendere in Brasile, orologi d'oro, non d'oro, fasulli comprati a Napoli, li compravo a 20.000 lire l'uno, li vendevo a 200.000 lire l'uno. Ma solo questa attività? Ci sono stati pochi mesi, non è cosa... Senta, quando, dopo questo periodo di latitanza in Brasile, che fa? Rientra in Italia? Sì, sono rientrato in Italia. E dove vive quando rientra in Italia? Quando arrivo in Italia vado a vivere a Foligno. E cosa fa a Foligno? Cioè, a Foligno frequento la scuola. A Foligno frequento la scuola di pilotaggio presso l'aeroclub di Foligno. Senta, ma lei aveva un interesse particolare per questa scuola, cioè voleva svolgere questa attività di pilota o altro? Sì, io sono venuto in Italia apposta per prendere questi brevetti di pilotaggio, perché era più facile per me dal punto di vista, anche se vuole, un po' linguistico e tecnico, e perché avevo individuato un aerotaxi, una linea di aerotaxi di un signore che mi aveva presentato l'amico di mio padre, col quale vivevo in Brasile, e che voleva venderla. E allora tornai in Italia per fare i brevetti di pilotaggio. Difatti ho conseguito il brevetto di pilotaggio di primo grado, secondo grado, aliante, idrovolante,
e tante altre abilitazioni, fra cui anche l'avio superficie, tutto quello che mi poteva permettere, una volta rientrato in Brasile, di poter rilevare questa attività e rendermi vivere la mia vita. Senta, ma per le vicende dei due omicidi precedenti, lei non aveva timore di stare in Italia? Signor Bellini. Timore di che cosa, scusi? Di essere arrestato, di essere ricercato? No, proprio no. Senta, ma lei viveva in Italia con la sua identità di Bellini Paolo o con altre identità? No, sfruttando una situazione brasiliana tipica, che è quella che quando facevano i censimenti dicono proprio a te oggi conosciuto, che tradotto in italiano vuol dire a oggi conosciuti, e la popolazione è questa. Perché a oggi conosciuti? Perché all'interno del Brasile, essendo 37 volte l'Italia come superficie territoriale, ogni tanto scoprivano qualcheduno, oppure gente che non si era delle tribù indios, ad esempio, oppure persone che vivevano da tanti anni che non erano mai state censite. In base a questo fatto, se tu portavi due testimoni, i quali dicevano che tu eri nato lì quel giorno, eri figlio di Tizio, di Caio, di Sempronio, ottenevi il certificato di nascita. Con quel certificato di nascita ho fatto la trafila che fanno tutti e sono arrivato ad avere il passaporto e me ne sono venuto in Italia come Roberto da Silva, cittadino brasiliano. Sono andato all'ambasciata, ho depositato la mia documentazione all'ambasciata di Rio de brasiliana a Piazza Navona, perché gli stranieri che vanno fuori dal Brasile che vanno a vivere devono fare. Poi a Foligno ho preso il foglio di soggiorno, a Foligno ho preso la residenza, a Foligno ho preso le patenti, le ho dovute rifare tutte, e a Foligno ho preso il porto d'armi. A Foligno ho preso la tessera che ero iscritto alla Camera di Commercio come agente in commercio di oggetti preziosi e ho fatto la mia vita. Quindi, come Roberto ha detto da Silva. Sì, signore. Senta, ma quando arriva in Italia, qualcuno, cioè chi l'accoglie a Foligno, diciamo, chi la introduce in questo aeroclub, in questa... questo aeroclub per conseguire brevetti, la conosce come Paolo Bellini o come Roberto da Silva? No, guardi, io sono arrivato in Italia come Roberto da Silva. Andai a Roma da un avvocato di famiglia, caro amico di mio padre, il senatore Mariani, esponendogli il fatto che volevo fare quello che volevo fare, che le ho detto prima. E interessò un altro senatore, adesso non mi ricordo come si chiamava, se Cremona, Cremosini, una cosa del genere, il quale fece una ricerca e mi creò un appuntamento alla stazione con un avvocato che viveva a Foligno. Ho fatto il viaggio da Roma a Foligno con questo avvocato. E l'avvocato mi ha presentato a un suo amico avvocato che erano insieme con lo studio, l'avvocato Giampaolo Properzi, Giampaolo Properzi, col quale poi ho praticamente vissuto molto tempo nei tempi liberi, feste, cene, pranzi, visite. Con Giampaolo Properzi, l'altro avvocato praticamente poi non l'ho più rivisto, se non penso un'altra volta all'interno dello studio e basta. Ma in che anni siamo, ricorda, signor Bellini? Sono rientrato in Italia, guardi, non vorrei dire, ma da 76 o 77, 77, non me lo ricordo, 1977 non me lo ricordo, però basterebbe guardare l'iscrizione al comune di Foligno, dove ho preso la residenza, e lì, oppure andare a prendere il passaporto che è agli atti di un processo fatto
a Firenze quando mi fu sequestrato praticamente, e lì ci dovrebbe essere più sicurezza. Ma penso che sia 77, 76, 77 all'incirca. Senta, ma lei ha parlato di questo, di un processo di Firenze. Lei quando viene arrestato poi, signor Bellini? No, io non ho parlato di processo di Firenze. No, lei ancora. Lei ha detto adesso di basterebbe guardare degli atti in un processo di Firenze. Dico, ma al di là di questo, lei... Ah, beh, sì. Sì, dico, mi scusi, è stato quando... Ci figuri. Dico, successivamente no, quando... Avvocato, mi deve perdonare. Mi deve perdonare perché io... Le ripeto, con la malattia che ho e il resto, non si preoccupi, signor Bellini. Posso fare confusione nelle datazioni e queste cose. A Firenze fui arrestato, in provincia di Firenze, adesso non mi ricordo il paese, Pontassieve, per furto di antiquariato, insieme a un altro mio consociato. E i miei documenti mi sono stati sequestrati lì in quel momento, vale a dire il passaporto, le patenti e quant'altro, per cui in quel processo dovrebbero essere allegati a quel fascicolo. Senta, quindi lei viene arrestato a Firenze e... Non è Firenze, io sono stato arrestato in provincia di Firenze. Pontassieve, sì. E presso quale carcere viene associato? Alle Murate di Firenze. E successivamente, cioè trascorre il periodo carcerario sempre a Firenze o viene spostato? No, vengo spostato varie volte. La prima volta da Firenze fui portato a Reggio Emilia, cioè la mia città natale, dove sono stato nell'istituto di prevenzione pena per una quarantina di giorni, per cui lì non mi ha riconosciuto nessuno per 40 giorni, 3 turni di agenti di polizia penitenziaria non mi hanno riconosciuto, detenuti del carcere di Reggio Emilia che vivevano a Reggio Emilia non mi hanno riconosciuto, non mi ha riconosciuto il GIP che mi ha interrogato perché mi aveva fatto portare lì per un'associazione a delinquere, e non mi ha riconosciuto nemmeno i carabinieri che mi hanno riportato da Reggio Emilia a Firenze. Signor Bellini, mi scusi, giusto per chiarire, cioè lei dice non mi ha riconosciuto nessuno perché lei è stato arrestato con l'identità di Roberto da Silva, o sbaglio? Beh, penso che sia ovvio, se stiamo ripercorrendo nel momento in cui sono rientrato in Italia come Roberto da Silva, non potevo essere Bellini Paolo, ma ero Roberto da Silva. E non mi hanno riconosciuto nonostante, guardi, io ero conosciutissimo, ero stato tanto tempo sui giornali e via discorrendo, ero una persona nota a Reggio Emilia per le attività mie familiari, ero bersagliato continuamente dalla stampa, catalogato come fascista, come via discorrendo, per cui avevo già avuto una campagna stampa allora denigratoria per mesi, ma ero conosciutissimo, forse conoscevano più me che il sindaco di Reggio Emilia. Senta, ma lei quando diventa collaboratore di giustizia, signor Bellini? Io collaboratore di giustizia lo divento penso fosse nel 1999. Senta, e quindi lei dal carcere di Firenze poi dove viene trasferito ulteriormente? A Reggio Emilia, poi ritorno a Firenze, poi da Firenze sono stato trasferito a Sciacca per uno sfollamento. Che significa? Significa che in carcere c'era stato un po', mi ricordo, una manifestazione di quelle dove i detenuti lamentavano questo, quello, quell'altro, sovrappopolamento, altre cose, poi alla fine ottennero solo l'aumento della carta igienica. E naturalmente in quel periodo, siccome c'era questo sfollamento, col fatto che c'erano troppe persone, ne sfollarono un po'. E i primi a partire sono sempre gli stranieri. Allora io ero straniero e fui caricato e portato a Sciacca.
Quindi lei arriva a Sciacca sempre come Roberto da Silva, giusto? E c'è, sì signore. Senta, ma lei quando decide poi, cioè quando viene, tra virgolette, scoperto come Paolo Bellini? Oh, guardi, quando vengo scoperto, il momento preciso non lo so. Io so solo che dopo che sono rientrato dal carcere di Lucerdone, dove ero andato a fare una visita cardiologica, perché a Sciacca non c'era la possibilità di fare questa visita particolare, stetti circa un mese mi sembra a Lucerdone, rientrando dopo a gennaio, dopo pochi giorni, gennaio se non mi ricordo male, sto facendo mente locale, mi perdoni? Sì, no, prego. A gennaio mi dicono, guarda da Silva, devi essere portato a Firenze perché c'è l'appello del processo dei furti di Pontassieve. Quando arrivo alla portineria, con mio vivo stupore, ho trovato polizia e carabinieri che si litigavano il fatto di riconoscermi come Bellini Paolo. Ci fu un funzionario della polizia di Reggio Emilia che voleva consegnarmi dei mandati di cattura che io ho rifiutato perché dicevo che ero Roberto da Silva, non ero Bellini Paolo. Fui caricato sul furgone e portato a Firenze. Quando arrivai a Napoli, che mi fecero sostare una notte, all'ufficio matricola volevano farmi firmare nel libro dell'ufficio matricola l'ingresso dove diceva mi riconosco in Bellini Paolo. Io non firmai l'ingresso a Napoli. E arrivato a Firenze, Niente, già sapevo che mi volevano identificare in Bellini Paolo. Vado a Firenze, ho fatto il mio appello e poi dopo sono stato trasferito a Modena per essere interrogato dalla Procura di Reggio Emilia. Senta, si ricorda, può fare uno sforzo, si ricorda questo periodo? Che periodo è? Che anno è? No, guardi, basterebbe fare una richiesta al DAP, il DAP sicuramente le sa dire vite miracoli. Io non mi ricordo, 76, allora sono rientrato nel 77, 80, non me lo ricordo. Senta, signor Bellini, lei quando entra nel programma di protezione? Dopo le dichiarazioni che ho reso al dottor Vigna e alla buonanima del dottor Galassi, buonanime tutte e due purtroppo, e il dottor Vigna e il dottor Galassi, la procura di Firenze ha fatto la richiesta per il programma di protezione e io sono entrato nel programma di protezione. Si ricorda che anno è più o meno? No, guardi, non me lo ricordo, io ho incominciato a collaborare nel 99, se non è il 99, se non è il 99 è il 2000, però non sono sicuro di questo, non dovrebbe essere difficile per voi trovare tracce di ciò. Senta, signor Bellini, e quando esce dal programma di protezione, cioè perché poi esce dal programma di protezione? Ma lei quale sta parlando, quello da testimone? Sì. Sì, questo. Sì. Sono uscito, non mi ricordo se un anno dopo, sono uscito un po' prima dell'interrogatorio al processo di Firenze per le stragi. E sono uscito spontaneamente. Senta, ma lei... mi sembra nel 97. Mm. 97 era. Non lo so quando è stato il processo delle stragi, adesso lo sa, avvocato. Mi pare che fosse, non mi ricordo, il 98. Ma dovrebbe essere il 1997, dovrebbe essere. Senta, però signor... io non... mi dica.
Lei è mai appartenuto ad una famiglia di 'ndrangheta? Sì, a un'andrina, sì. A quale? Andrina Vasapollo Ruggero, di Reggio Emilia. Senta, ma è lei che ha fatto per questa famiglia di 'ndrangheta? Ci può descrivere il suo ruolo, quello che ha fatto? Ma inizialmente ero consigliere di Vasapollo Nicola, che era il capo dell'andrina. Poi sono stato passato al ruolo di killer dell'andrina. Una volta morto Vasapollo Nicola, l'hanno ucciso in un agguato, ha preso le redini in un'altra persona e il mio ruolo è diventato quello di killer. Senta, lei ha mai conosciuto Antonino Gioè? Sì, ho conosciuto Antonino Gioè. Ci può dire quando? L'ho conosciuto al carcere di Sciacca. Quindi durante la detenzione a Sciacca, più o meno siamo nel... si ricorda in che anno? Guardi, gli anni, io le ripeto, avvocato, non mi solleciti sugli anni, gentilmente, va bene. Perché io ho veramente... questo problema delle datazioni. D'accordo, signor Bellini. La ringrazio. Senta, signor Bellini, ci può dire che rapporto aveva con Gioè? Cioè, com'è nato il rapporto con Gioè? Se aveva un rapporto con Gioè, com'è nato? Il rapporto con Gioè di simpatia reciproca è nato durante una partita di ping pong al carcere di Sciacca. E io ho sempre detto, nel bene e nel male, se io faccio qualcosa, giocare a ping pong, se gioco voglio vincere, se gioco a pallone voglio vincere, se gioco a tennis voglio vincere, se gioco a qualsiasi altro sport o qualsiasi attività dove c'è una competizione fra persone vorrei vincere, non vado a giocare per perdere. Mentre tutti gli altri detenuti perdevano perché ossequiavano Antonino Gioè, io l'ho battuto più di una volta e dopo questo fatto lui, mi ricordo che di fronte anche agli altri, fece una battuta anche un po' pesante per gli altri. Finalmente uno che se gioca vuole giocare per vincere, per dire, voi quando gioco con voi perdete sempre, è arrivato uno straniero fra l'altro che invece gioca per vincere. E così ci fu da parte sua questo, diciamo, ingresso di simpatia che fu poi reciproca. Che è durata fino a quando, signor Bellini? Questa simpatia? Sì. È durata fino alle stragi di Falcone e Borsellino. E successivamente? Successivamente non avevo più simpatia per lui. Nel momento in cui decido di infiltrarmi in Cosa Nostra per carpire quello che dovevo carpire, per mettermi in una condizione, naturalmente non ci può più essere simpatia. Dopo lo scempio che hanno fatto non ci può più essere simpatia. Senta, signor Bellini, io adesso non le chiederò date particolari, anni e quant'altro, però ci deve spiegare in maniera chiara come nasce. Lei ha detto che voleva infiltrarsi in Cosa Nostra. Come nasce questa sua intenzione di infiltrarsi a Cosa Nostra? No, non che io volevo, io mi sono infiltrato in Cosa Nostra. Ci dica come. È un concetto ben diverso. Volere e riuscirci sono due concetti diversi. Io c'ero, e ben piazzato anche. Nasce dal fatto che... quella schifezza, guardi, sarò molto più breve perché se mi si alza troppo la pressione a pensare ancora a quegli eccidi potrei rischiare un infarto. Allora, con calma, un attimo che mi tranquillizzo un attimo. Nasce da che cosa? Nasce dal fatto delle stragi di Falcone e Borsellino. Dopo Borsellino io decido, avendo forse una possibilità che secondo me era
era fattibile, di infiltrarmi in Cosa Nostra con il grimaldello delle opere d'arte, recupero di opere d'arte. E effettivamente recupero di quadri rubati alla Pinacoteca di Modena. E questa cosa io la manifesto chiaramente al maresciallo Tempesta del Nucleo Tutela Patrimonio Artistico, che avevo conosciuto. Signor Bellini, si fermi un attimo. Sì, prego. Ci spieghi questa vicenda delle opere d'arte, cioè lei viene incaricato di recuperare delle opere d'arte, aveva delle opere d'arte, perché, cioè, ci spieghi la questione delle opere d'arte. Allora, adesso non mi ricordo se gennaio o quando è, comunque fanno una rapina alla Pinacoteca di Modena e un giorno un ispettore di polizia di Reggio Emilia mi convoca nel suo ufficio e mi chiede se so qualche cosa di questo, di questa rapina. Naturalmente io non ne sapevo niente, ma me lo chiede perché? Perché io sono stato implicato in furti di antiquariato e ero nell'ambiente considerato per le capacità conoscitive di antiquariato. Io quando parlo di antiquariato non parlo di 800, parlo di 500, 600 fino a 700. E cosa succede? Che gli dico: guarda, io non ne so niente, che te posso dire? E lui mi ha proposto, dice: beh, se sai qualche cosa, se riesci a scoprire qualche cosa, vediamo un po' cosa possiamo fare. Benissimo. Al che mi venne, perché io non è che potevo andare in giro a chiedere, se andavo in giro a chiedere a chi rubava allora opere d'arte, chi rubava antichità, era come dire, perché viene a chiedere, se uno te lo viene a proporre di comprare tu, cioè se uno ti viene a proporre di venderti delle opere che ha rubato o rapinato, è un discorso, ma uno che tratta opere d'arte non va in giro a chiedere l'hai fatto tu, non l'hai fatto tu, l'hai fatto tu. E allora studiai questo stratagemma con l'ispettore Procaccia della polizia di Reggio Emilia, gli dissi: guarda, adesso io esco dalla questura, tu chiama un tuo amico cronista, mi sembra che fosse del Resto del Carlino di Reggio, e gli dici di venire qui sotto la questura e io uscirò dalla questura sbraitando le frasi tipo: porca miseria, ogni volta che succede qualcosa mi interrompermi le scatole a me, pim pom pom. E lì c'è l'aggancio con il giornalista per poter fare un articolo che potesse evidenziare che io ero stato chiamato presso la polizia perché pensavano che fossi un autore di quella rapina. E nel contempo invece io dissi al giornalista: beh, quasi quasi le compro io queste cose rubate, quasi quasi quei quadri lì, se uno mi viene a proporre li compro io, vuoi vedere che stavolta li compro io? Una cosa di questo tipo. L'articolo fu fatto in funzione di questo, cioè per fare capire, se, siccome erano opere molto importanti, di difficile collocazione, se non si era dell'ambiente, per far capire che io potevo anche essere interessato. E questo fu lo stratagemma. Poi andai a San Benedetto del Tronto, dove c'era un carissimo amico che era uno dei più grandi trafficanti di opere d'arte che io ho conosciuto, trafficante fra virgolette, per carità, non voglio dire, era un grande commerciante, perché trafficante sembrerebbe uno che compra, ruba, fa o meno, un grande commerciante, Valorani Agostino, che fra l'altro abbiamo avuto un processo anche insieme. E lì trovai un maresciallo dei carabinieri del Nucleo Tutela Patrimonio Artistico. Mi fu presentato lì, io non lo conoscevo prima, mi fu presentato, il quale poi alla fine cosa disse? Mi disse: ma se tu puoi fare qualche cosa, se possiamo vedere di fare, non fare. E va bene, dico, vediamo un po', se ci sono novità ci sentiamo e ci teniamo in contatto. Lui mi diede il numero
del centralino del nucleo tutela patrimonio artistico, lui il mio gliel'ho detti e la cosa per il momento era ferma lì. Poi cosa succede? Che io sono venuto a sapere che queste opere dicevano che erano state rapinate da Felice Magnero, banda del Brenta. E allora io studiai questo fatto. Felice Magnero, mafia del Brenta, so che ce la faceva anche a Modena, spesso era a Modena, e dico, ma magari se ci fosse qualche collegamento, qualcheduno, e mi venne in mente, dico, ma vuoi vedere che se io vado a chiedere a Antonino Gioè se ha qualche conoscente a Modena, conoscente nel senso di persone a loro vicine, a lui vicine, lui dalla Sicilia, perché molti abitavano Bologna, Modena, siciliani ce n'era dappertutto. E disse, forse questo qui potrebbe essere anche il grimaldello, dico, per infiltrarsi in Cosa Nostra. Chiesi un appuntamento al maresciallo Tempesta, perché io non avevo le fotografie, non volevo interessare la polizia, perché onestamente senza ferire e colpire nessuno, però della polizia non ho mai avuto un gran rispetto, perché ero perseguitato da un maresciallo della polizia di Reggio Emilia che si chiamava Lugani Rolando, che me ne ha fatte di tutti i colori nella mia vita, e allora c'era un po' di risentimento. E poi perché il nucleo tutela patrimonio artistico era specifico proprio per queste cose, per le opere d'arte, per tutte queste cose. È un reparto proprio specifico. Incontrato il maresciallo Tempesta, che era insieme a un altro suo collega, ci siamo dati appuntamento al ristorante Il Pescatore a San Benedetto del Tronto, e lì gli esternai, mentre pranzavamo, il mio desiderio di infiltrarmi in Cosa Nostra usando come grimaldello il recupero di queste opere d'arte. E così facemmo. E pochi giorni dopo ci demmo appuntamento a un area di servizio sul raccordo anulare di Roma, dove lui mi consegnò le fotografie di queste opere rubate alla Pinacoteca di Modena, e io le portai a Antonino Gioè. Io vi devo chiedere scusa. A posto, andiamo avanti. Quindi l'episodio che lei ha utilizzato per infiltrarsi in Cosa Nostra era questo, abbiamo detto, delle opere d'arte. Sì, signore. E quindi lei ha detto Gioè per proporgli la ricerca di queste opere d'arte. Ci può descrivere questo episodio o questi episodi? In che senso, mi scusi? Cioè lei Gioè lo incontra a Modena, a Reggio Emilia, in Sicilia, come si incontra con Gioè per proporre appunto questo, per proporgli la ricerca di queste opere d'arte? Io gli propongo di recuperare queste opere d'arte, e prese le fotografie che mi ha consegnato maresciallo Tempesta, vado da Nino, e gli dico, guarda Nino, io ho queste foto, queste cose qui, così 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 così, tu conosci per favore, perché gli avevo già parlato lui di queste opere che mi erano state proposte da recuperare, e gli dissi, guarda, visto e considerato che chi sembra che le abbia rapinate vive, è conosciuto molto anche in Emilia Romagna, Modena e via discorrendo, ma poi lui è il cosiddetto capo della mafia del Brenta, magari, dico, c'hai qualche conoscenza di qualcheduno che lo possa avvicinare, se riusciamo a recuperarle io riesco a ottenere la taglia che è sopra queste foto, e forse posso anche
cercare di riuscire a, perché avevo un definitivo in arrivo, posso anche cercare di riuscire magari di uscire in affidamento sociale in qualche formula più facilmente che rispetto, perché magari qualcuno potesse andare a parlare anche con il magistrato di sorveglianza, non per corrompere un magistrato, attenzione, ma se uno va a dire guardi, Bellini è uno che ci sta dando anche una mano, magari potevo stare fuori anche, visto che la pena era di 3 anni, già, e questo era il mio scopo, questo era il mio scopo. E nello stesso tempo sarei riuscito a fare un qualche cosa che mi avrebbe posto in luce diversamente all'interno, nei confronti di Antonino Giòè. Ma la cosa bella fu diversa, che lui diceva bene, dammi le foto, dammi le foto, vediamo cosa si dica. Si fermi un attimo. Ma quindi lei ha detto a Giòè che aveva avuto un contatto con dei carabinieri per cercare queste opere d'arte, cioè come l'ha proposto questo affare? No, guardi, avvocato, mi scusi, non mi metta in bocca delle cose che io non ho detto. Io non ho parlato di carabinieri. Con Antonino Giòè non ho parlato di carabinieri. Non ho parlato mai di carabinieri con Antonino Giòè. Non ho mai parlato con Antonino Giòè di carabinieri. E dico, con Antonino Giòè, con Antonino Giòè, precedentemente, prima delle stragi di Falcone e Borsellino, guardi, facciamo una distinzione che è semplicemente questa, avvocato, mi perdoni. Sì, ci sono due periodi miei in Sicilia, uno con il recupero di crediti e consegna da parte di Antonino Giòè di un chilo di droga, di cocaina a me, e l'altro periodo che parte dopo la strage di Borsellino, che è quello che riguarda le opere d'arte. Nel primo periodo, quando lui un giorno mi portò a vedere la sua villa che stava costruendo, sempre ammesso che fosse sua, sempre ammesso che fosse vero, sopra Altofonte, in una posizione bellissima, stupenda, meravigliosa, e aveva solo la struttura di cemento armato, non c'erano muri di tamponamento, non c'era, era uno scheletro di costruzione, e lì mi parlò lui che voleva arredarla poi con della roba antica, con della roba di antichità o meno, e parlando di queste cose io gli dissi guarda Nino, lo sai cosa mi è capitato ultimamente? Dico, mi è capitato che mi hanno chiesto di recuperare queste i quadri di Modena, in pratica. Dico, un ispettore di polizia mi ha chiesto di recuperare queste cose, e lui mi ricorda, mi dice, ma come te la fai con gli ispettori? Lo sai che farsa con quella gente lì si può non si deve, insomma. Dico, no, ma guarda, io non vendo carne umana. Avevano chiesto di recuperare, io li recupero, li faccio trovare da qualche parte, come è già stato fatto tante altre volte. Non vendo carne umana vuol dire che non dirò mai chi me le ha date, mi capisce? Ecco. Sì. E dico, e mi potrei avere questa situazione. E sì. Dopo è nato il fatto invece che ho ricevuto le fotografie da maresciallo Tempesta, e le ho portate a Nino proprio per vedere se si poteva fare qualcosa. Il bello nasce dopo, cioè il bello, per carità, nasce dopo un'altra operazione che io non mi aspettavo, cioè quella, siccome dietro il recupero delle opere d'arte c'era questa cosa che avevamo già parlato, cioè che io avrei avuto una taglia e nello stesso tempo avrei cercato di, non so che cosa gli è scattato nel cervello lui o chi per esso, quando torno giù che lui mi deve dare la notizia se sono in grado di recuperarle o meno, mi anticipa e mi dice guarda, per quelle cose lì noi non possiamo fare niente, però se io ti do delle fotografie di altre opere molto importanti di grande valore che sono state rubate qui in Sicilia, si potrà fare qualche cosa secondo te? E gli dico possiamo tentare, vediamo, guardiamo. Ipso fatto, fa una telefonata, eravamo al Motel dell'Agip, perché noi ci vedevamo all'Hotel dell'Agip oppure io andavo al suo distributore, come invece qualcuno dice delle barzellette,
ci trovavamo qui, ci trovavamo là, ci contavamo per telefono, non ci contattavamo per telefono, tutte barzellette che non servono a niente. Gente che non sa niente dice delle barzellette, gente che non c'era raccontano le bugie. I dati di fatto sono: io andavo, quando andavo in Sicilia, ci andavo solo esclusivamente all'improvviso, non davo mai un appuntamento, e telefonicamente se ci siamo sentiti una volta forse forse è quella di più. Poi lui invece mi ha tempestato di telefonate molto più avanti, ma rientriamo alle foto. Fa una telefonata, arriva un signore con una motocicletta, col casco, e io quando gli ha consegnato questa busta che c'erano dentro delle fotografie, e poi mi ha consegnato un biglietto con scritto 5 nomi, e mi ha detto: possiamo fare qualche cosa con questi signori? Pensi che si può tentare di chiedergli, visto che le opere sono molto importanti, di farli uscire in detenzione ospedaliera, qualche cosa? E che gli dovevo dire io? No, dico: proviamo, tentiamo. Siccome l'ok del colonnello Mori mi era stato dato di infiltrarmi, e siccome il maresciallo Tempesta mi ha dato l'ok di infiltrarmi, che era stato delegato da Mori, che cosa dovevo fare io? Dire di no? Senta, ho detto: vediamo, non ho detto sì, si può fare, ho detto: vediamo. Si fermi un attimo. Sono tornato a Roma, dica. Si fermi un attimo. Quindi lei ha ricevuto delle foto dal maresciallo Tempesta. Lei ha visto queste foto? No, non le ho viste. La busta era chiusa, non le ho viste. Le ho consegnate così come le ho ricevute. Che busta era? Era una busta. C'era scritto qualcosa? Era una busta dove c'erano delle foto. Sì. No, non c'era scritto niente su quella busta, non c'era scritto niente. E poi mi consegnò un biglietto con scritto 5 nomi. No. Dice: vediamo se si può fare qualche cosa per questi, così. Io ritorno a Roma, consegno tutto il materiale al maresciallo Tempesta, il quale poi, quando mi rivede, mi dice: ah, questo è il Gotha di Cosa Nostra, non si può fare niente. E dico: vabbè, ma io adesso siamo fra l'incudine e il martello, dico: come fa? E dice: vabbè, lasci aperto il canale, non ti sbilanciare troppo, lasci aperto il canale, cerca di tenerlo aperto, vediamo. Ma te ti ha contattato i Rostano? No, a me ancora non mi hanno contattato i Rostano. Vabbè, adesso ci vado io, vado a dirgli di darsi da fare. Va bene, ok, arrivederci. Si fermi. Li ha visti mai lei? Signor Bellini, si fermi. Ha visto mai i Rostano? Signor Bellini, mi dica. Dico, quindi, ricapitolando, lei le foto contenute nella busta che le diede il maresciallo Tempesta non le ha mai viste, ma ha visto le foto che le diede Gioè in una busta? Quelle le ha viste? No, guardi che lei sta facendo confusione, mi perdoni. Abbiamo appena finito di parlare delle foto che Gioè mi ha dato a me. Se lei poi vuole che parliamo di quelle che mi ha dato Tempesta, che io ho portato giù, allora le faccio la specifica. Sia le foto che mi ha dato Tempesta, che erano chiuse in una busta gialla con scritto dietro Ministero dei Beni Culturali, le ho consegnate senza aprire la busta. Non c'era senso di aprire la busta. Che io vado a controllare il maresciallo Tempesta, secondo lei vado a controllare se dentro ci sono delle foto di donnine nude oppure di opere d'arte? Ci sono dentro delle fotografie di opere d'arte che io ho consegnato a Antonino Gioè. Poi successivamente Antonino Gioè mi ha consegnato a me delle foto chiuse dentro in una busta, dicendo: queste opere, queste foto di quello che c'è dentro qui sono state rubate a Palermo e sono molto importanti, con un valore che lui mi fece una cifra estrosa. Bene, e in più mi diede un biglietto con scritto 5 nomi da consegnare, verso i quali, in caso si volevano queste opere d'arte, loro avrebbero dovuto interferire per portare questi signori ai arresti ospedalieri e via dicendo. E quando Tempesta mi dà la notizia che non si può fare, sono persone, e questo è il Gotha di Cosa Nostra,
E dico, ma perché avevi dei dubbi? Dico che io non fossi in grado di pensavi forse che giocavo con qualche ladruncolo di provincia? No, dice, ma e allora dico, ma che fammo? Che fa? E tieni il canale aperto, vediamo, non ti sbilanciare troppo, non ti compromettere, tieni comunque il canale aperto, e io ho tenuto il canale aperto. Si dovevano far vedere i Ross, li ha visti lei? Io non li ho visti. Si dovevano far vedere i Ross, niente di che. Poi, molto più avanti, quando siamo a dicembre del 90, non mi ricordo. Senta, a dicembre signor, del 92. Si fermi un attimo, sembra. Signor Bellini. Ma Totorina quando nomi... è stato arrestato? Gennaio del 93? Signor Bellini, si fermi un attimo. Senta, sì, lei, mi dica. Lei i nomi su quel foglietto che le diede Gioè, li ha letti, se li ricorda? No, non me li ricordo. Cioè, lei... so che c'era... adesso aspetti, c'era Bernardo Brusca, c'era Pippo Calò, c'era quella Liggio, poi gli altri non me li ricordo, erano comunque 4 o 5, 5 erano 5 i nomi. E su questi nomi il maresciallo Tempesta le disse che forse per qualcuno sarebbe stato possibile... una qualche di soluzione. Tenere il canale aperto, vediamo, ce n'è uno che è ammalato, vediamo come fare. Il fatto stesso che lui mi disse che ce n'era uno ammalato, dico vabbè, forse quelle cose si può fare. Difatti lui mi tiene, dice tieni il canale aperto, comunque tieni il canale aperto, ma tu i Ross li hai visti? No, perché io capivo che lui si voleva sganciare, lui, il maresciallo Tempesta, si voleva sganciare da questa situazione, ma non poteva sganciarsi. Finché non mi fosse arrivato qualcheduno dei Ross, lui non poteva sganciarsi, non poteva lasciarmi in braghe di tela in una situazione del genere, perché era fra l'altro una persona molto cosciente sotto questo profilo. E allora il rapporto fra me e lui continuò, però io Ross non ho mai visto più nessuno. L'unico Ross che ho visto è quello che è venuto a casa mia nel dicembre del 92, che suonò il campanello di casa. Chi è, chi non è, dice sono Aquila Selvaggia. Cavolo, dico. Aquila Selvaggia era un nominativo che usavamo quando io contattavo il maresciallo Tempesta al nucleo di tutela patrimonio artistico, non dicevo che ero Paolo Bellini, ed era una cosa che era stata detta fra di noi. Il fatto che si presenta uno che mi dice che è Aquila Selvaggia e non è il maresciallo Tempesta, sicuramente è uno dei Ross. Difatti io lo faccio salire, dice io sono un ufficiale dei Ross. Adesso non mi ricordo bene se disse ufficiale, mi perdoni, però dei Ross lo disse. E così. E dico, vabbè, dico, era ora, dico, siete un po' lenti. Dice, no, guarda, ascoltami bene. Non scendere in Sicilia in questo momento. Non contattare più il maresciallo Tempesta. Non scendere in Sicilia, non andare in Sicilia che abbiamo una grossa operazione in corso. Punto e chiuso. Senta, signor Bellini, ma di questo appellativo con cui l'ha chiamato questo signore del Ross, di questo appellativo chi ne era a conoscenza? Lei, Tempesta, e chi altri? Ma Tempesta, e doveva essere a conoscenza anche il colonnello Mori, perché era l'appellativo col quale se qualcheduno doveva appellarsi a questo nominativo. Quindi diciamo lei quando contattava Tempesta, ma anche al nucleo, si faceva diciamo avvertire come... No, un momento, quando contattavo Tempesta lui direttamente ero Paolo Bellini, certo. Lui direttamente, ma io non lo contattavo direttamente perché lo contattavo al nucleo tutela patrimonio artistico al centralino, e al centralino non dovevamo far sapere chi ero, data la delicatezza della cosa che si stava facendo, e allora c'era questo pseudonimo Aquila Selvaggia. Aquila perché siccome io ero un pilota di aerei, Aquila Selvaggia perché stavo andando contro ogni regola in quel momento. Allora Aquila Selvaggia.
Senta, quindi viene a trovarla questo ufficiale, questo appartenente ai ROS, e le dice di non scendere in Sicilia. Sì, signore. E lei che fa successivamente? No, io a fine di dicembre vado in Sicilia, o il 30 mi sembra il 30, difatti alloggio anche lì, come ho alloggiato lì anche quando ho consegnato le fotografie a Nino, e all'hotel Agib di Palermo, e mi scusi perché mi sta scappando, cosa mi ha chiesto? Dico, dopo l'incontro con questo ufficiale dei ROS, con questo signore appartenente ai ROS, lei rivede Gioè? Ah, sì, sì. No, io no, Gioè non l'ho più rivisto dall'ultima volta di Cava Buttidda. E io sono andato giù perché c'avevamo un appuntamento, perché gli dovevo consegnare 20 o 30 milioni, non mi ricordo ancora oggi, di una partita di cocaina che avevamo venduto a un signore di Reggio Emilia che poi ci voleva truffare e che abbiamo ucciso ad aprile di quell'anno. È successo aprile di quell'anno, e una volta arrivato lì, alla mattina scendo prima dell'orario dell'appuntamento e mi è sembrato di aver riconosciuto in un signore che girava lì in zona dell'hotel quel carabiniere che era venuto a suonare il campanello Aquila Selvaggia, e allora decisi di sospendere l'appuntamento con Nino e me ne tornai a Reggio Emilia. Dopo pochi giorni fu arrestato Totò Riina, lì vicino, proprio lì in quella zona, alla rotonda lì, proprio vicino all'hotel Agi di Palermo. Senta, lei poco fa ha nominato Cava Buttidda, ci può spiegare perché, che è successo in questa località? Ah, lì ne sono successe di tutti i colori. Nell'ultimo mio viaggio che ho visto Nino, mi pare che fosse ottobre, era sicuramente ottobre perché a settembre, c'è un punto di riferimento che è settembre, che è il mese che hanno ucciso Vasapollo Nicola, il mio capondrina, ed è il periodo a ottobre praticamente. Ho visto Antonino, vado al distributore come solito e non da altre parti come dice qualcheduno raccontando delle barzellette. Vado al distributore di benzina, i due ragazzi chiamano Nino, c'erano due ragazzi che lavoravano lì al distributore che non sapevano niente né di me, anzi molte volte io quando arrivavo mi lavavo lì la faccia così, perché viaggiavo di notte, raramente mi fermavo a dormire in alberghi. Solo una volta mi sono fermato a un albergo prima di Palermo, ma c'era un motivo ben preciso. Il motivo ben preciso è perché quella notte che io ho dormito lì avevo fatto sparare contro l'abitazione di uno di Reggio Emilia, un trafficante di opere d'arte, e poi di stupefacenti non lo posso dire, ma di opere d'arte sicuro, che stava chiacchierando di me in malo modo. E allora ho dormito per forza, perché dovevo figurare che io non c'ero, perché sapevo che sarebbero venuti a rompermi le scatole. Benissimo, e lo feci fare da quelli dell'Andrina. Che succede? Che Antonino, quando arrivo lì al distributore, non c'è, e mi dico: guarda, aspetta che dice viene un signore che ti accompagna da Nino. E viene uno con una Polo blu targata Parma, mi ricordo, salgo e mi porta fuori Altofonte. Già la cosa mi disturbava, perché gli accordi fra me e Nino, e chi non c'è e chi non era con me, Nino non può sapere queste cose, per cui ecco perché io dico le bugie di molti. L'accordo fra me e Nino, soprattutto dopo Falcone e Borsellino, era quello di incontrarsi sempre in posti all'aperto. Mi capisce? Perché ero io che arrivavo all'improvviso, non c'era mai un appuntamento ben specifico. Io mi ero dato, i militari le chiamano l'ingaggio, va bene? Il mio ingaggio che mi sono dato io era quello
evitare posti chiusi, perché nei posti chiusi le sorprese ci possono essere sempre. In fin dei conti io sto facendo un'operazione di infiltrazione e non sono l'ultimo arrivato in infiltrazioni, perché io ho vissuto una vita da infiltrato, una vita, e certe cose le conosco molto bene. Allora si cerca di evitare queste cose. Non si dice mai quando vai, perché c'è il rischio, metta il caso che loro avessero scoperto chi cosa stavo facendo. Se io ti do un appuntamento c'è un rischio. Poi il rischio c'è anche se ci vai tu all'improvviso, però l'altra regola d'ingaggio mia è io non giravo da solo, giravo armato con la mia bimba, capito, con un caricatore di riserva, e le assicuro che io sparo bene, non sparo male. Le posso assicurare, sparavo, perché adesso non sparerei più nemmeno a un topolino. E io ho frequentato poligoni di tiro, so chi ero. Che succede? Queste regole di ingaggio che ti dai sono quelle che se ti si avvicinano in più di due persone, anche quella volta che è arrivata la motocicletta là all'hotel dell'Agip, se fossero stati in tre io avrei sparato per primo. Non ha importanza, lo sa perché? Perché è meglio essere ricercati liberi che essere sottoterra. E quando mi portano alla casa, alla buttitta, io mi ero allarmato. Tanto è vero, ho detto, ma speriamo che questo non si fermi e che non ci sia qualcun altro dove mi sta portando. Perché tanto, guardi, se vengono in due o in tre è perché ti vogliono fare. Perché se noi ci dobbiamo incontrare solo io e te, e tu mi vieni, ti presenti con degli altri, vuol dire che c'è qualcosa che non funziona. Non sono uno scemo come vogliono farmi credere qualcheduno che sta chiacchierando sbagliato con i tribunali e i magistrati. Perché le bugie che dicono, o le hanno dette nel 97 durante il processo di Firenze delle stragi, e poi andando in proseguo arrivare fino ad oggi hanno fatto l'alzo di tiro. Non lo dico solo io, lo dice anche la sentenza di Firenze: qualcheduno alza il tiro. Quando poi ho querelato qualcheduno per calunnia e diffamazione, il tiro è diventato ancora più grosso. Adesso stanno sparando con i terraria, tipo quelli che hanno trovato a Ortona a FLPP e babababa. E a questo punto, e allarmato, entro dentro questa cava butidda, mi dice sì, lì in quella stanza lì c'era un tavolo con due sedie, e questo riparte con la macchina, va via. E lì ho respirato un attimo, ho detto ma forse torniamo a casa allora anche oggi. Arriva Nino con una motocicletta e di quella da enduro, entra dentro, si toglie una borsa tracollo che aveva le frappe, la butta sul tavolo. Quando la butta sul tavolo esce una pistola. Beh, guarda, io in quel momento ho avuto la reazione subito, che mi sono girato di fianco, ho detto il primo che spara, almeno così se sei di fianco lei vede le regole di ingaggio che sono. Se tu sei di fianco è difficile che ti arrivi un colpo mortale, se sei per il dritto è più facile che ti prenda. E io ho il tempo di estrarre la mia, che avevo fatto fare nei miei calzoni, non glielo vorrei far vedere, un introito apposta, e avevo una volta PPK 765, di quelle che sono speciali per queste cose, e l'altro caricatore sempre infilato nei calzoni. Ho detto qui oggi ce la giochiamo. Invece Nino non era tranquillo. Nino oramai non era tranquillo da un botto di tempo, era arrivato alla frutta, poi ha detto, e proferì subito: ah, quella non è gente seria, questi non sono seri, dice che ne direste se un giorno scomparisse la torre di Pisa o si polverizzasse, adesso no, la parola che uso non me la ricordo bene, ma il significato era quello, che ne direste? Certo, una risposta dovevo dargliela. Non potevo dire, ma che cosa stai dicendo? Ma da dove, Ani, che stai a dire? Dico, certo, ma che ne diresti? Mi mise in allarme ancora di più. Perché che ne diresti vuol dire che tu mi stai annoverando fra gli altri con i quali ho i contatti, va bene? O fra qualcheduno, non lo so cosa stai pensando. Dentro di me nasce subito come un computer il cervello, forse ecco perché oggi non sto bene, l'ho consumato molto a fare ragionamenti rapidi e veloci durante la mia vita birichina. E difatti sono scampato penso altri 7, 8, 10 agguati
che mi hanno fatto l'andrina contraria a noi, anzi l'andrina, la cosca contraria a noi, quelli del processo a Emilia, e lo dicono i collaboratori di Emilia, non siamo mai riusciti a uccidere Bellini perché Bellini ci mangiava il tempo, e allora il tempo lo mangiavo anche lì, anche in Sicilia quando andavo con l'intenzione dell'infiltraggio. A questo, sì, punto, a questo punto Nino incominciò a dirne di tutto e di più. Cioè, signor poi Bellini, io da lì non l'ho più visto, da lì non l'ho più visto. Ah, si fermi un attimo, signor Bellini. Quindi lei va a ricapitolando, lei va a trovare Nino, viene portato in questa località, il Gioè, sì, arriva e cosa le dice esattamente? Gliel'ho appena detto, avvocato. Cioè? Questa non è gente seria, questa non è gente seria. Ma a chi si riferiva, signor Bellini? Lei sa, immagina a chi si riferisse? Vabbè, scusi, gente seria, gente che io posso conoscere, che noi abbiamo qualcosa da fare, sono quelli che io avevo detto a lui essere politici di Modena, politici di Modena, politici di Modena, che erano interessati a trovare, i quadri rapinati alla Pinacoteca di Modena. Sono questi gli interlocutori che lui pensava io avessi, ma non un generale dei carabinieri come qualcheduno pagliacciamente sta dicendo. Quindi, signor Bellini, il fatto che non fossero gente seria, quindi si riferiva alla proposta che le aveva fatto prima e di cui ci ha parlato prima? Esatto. E quindi come, che succede dopo? Che le dice? Niente, dopo ciao, ci sentiamo, poi io avevo altre cose perché no, lei poco fa, scusi signor Bellini, scusi, lei poco fa, dopo diciamo questo sfogo di Gioè, ha detto che Gioè ha continuato facendo riferimento alla Torre di Pisa, che le dice esattamente? Che ne direste se una mattina vi svegliaste e non ci fosse più la Torre di Pisa? Mi sembra che fossero queste le parole reali, che sia polverizzata, una cosa del genere. Il senso era quello. E io nella risposta che dovevo dargli, perché dovevo dargli contenimento di questo, che cosa è stato? Ho detto, ah beh, certo. Pensai proprio dentro di me e dico, porca miseria. E certo, se scompare la Torre di Pisa, dico la morte di una città. Pisa vive sulla Torre di Pisa. Pisa, sì, è vero che c'è anche la Piaggio, che ci sono altre cose, però i soldi, diciamo, di introito maggiori per la città è la Torre di Pisa. Scomparsa quella, è scomparso quello. E questo è il ragionamento che mi fece Antonino Gioè. E da questo poi io sono ritornato a Reggio Emilia e non l'ho più rivisto. Senta, ma lei ha mai parlato di con Gioè di massoneria o di altre organizzazioni, massoneria deviata o altre organizzazioni criminali? No, massoneria deviata non me ne aveva mai detto massoneria deviata. In uno degli incontri lui mi disse, ma Paolo, ascolta, ma non è che tu sei dei servizi segreti? Dico, Nino, ma che stai a dire? Dico, no, porca miseria, Nino, ma che cosa stai dicendo? Dico, sì, è una chiacchiera che gira da 40 anni. Dico, però, Nino, abbi pazienza. Con la massoneria, tu sei con la massoneria? Anche quello era stato pubblicizzato sui giornali una vita, anche quella barzelletta. Va bene, dico, guarda, Nino, io non conosco nessuno. No, dice, perché se la massoneria qua a Trapani noi siamo introdotti bene, il discorso è quello, ma era così, non capivo il senso che lui mi voleva quello. Forse lui studiava mentre mi diceva queste cose, studiava il mio viso, se avesse potuto trapelare qualche cosa, ma non c'era niente da trapelare, perché io non sono mai stato in contatto con massoni, anzi ho avuto guai da massoni, ma guai pesanti da massoni. Guai pesanti, non solo io, anche il dottor Sisti ha avuto guai pesanti da massoni, perché la procura diretta dal dottor Bevilacqua, che l'ha inquisito per favoreggiamento nei miei confronti, oggi si viene a scoprire che il procuratore capo era un massone,
Non so se voglio dire, ecco i guai miei anche da dove derivano. Sfiguriamoci massoneria. Mi dica. Senta, signor Bellini, ma... Scusi, avvocato, sto parlando con anche lei, signor Presidente, giudici della Corte. Perdonatemi se sentite un po' di come dire, animazione in più nel mio racconto, ma forse mi sto anche sfogando un po' da questi 40 anni di martirio terrorista, fascista, agente segreto, e questo, e quello, e quell'altro. Tutti quelli che sono stati vicini alla mia famiglia sono stati martorizzati, massacrati, compreso il poveretto dottor Ugo Cisti, del procuratore capo di Bologna, che ha avuto la sfortuna di conoscermi come Roberto da Silva, e qualcheduno insiste nel dire che mi conosceva invece come Bellini Paolo. Era impossibile, matematicamente impossibile, che mi conoscesse come Bellini Paolo. Signor Bellini, perché io ero latitante quando mio padre ha conosciuto, Noi possiamo cercare di capire il suo stato d'animo, però lei non dovrebbe divagare, dovrebbe rispondere puntualmente alle domande che le fa il difensore, va bene? Perché qua, cioè, il le processo chiedo umilmente scusa. Riguarda dei fatti. Le chiedo umilmente scusa, signor Presidente, mi scusi. No, grazie, mi scuso. Senta, signor Bellini, ma lei ha conoscenza che poi... diciamo l'intento del Gioè fosse stato esaudito, che ci siano stati altri contatti tra Gioè ed altri organismi dello Stato? Mi perdoni, non ho capito la domanda, mi scusi. Allora, in riferimento a quel foglietto che le ha dato, lei ha avuto una risposta negativa, ci ha detto, dal Tempesta. Sì. Lei sa se poi questa trattativa tra virgolette è andata avanti, si è concretizzata in altro modo? No, perché la trattativa era con me, io ero il tramite, non avendo più visto Nino. Ma poi io non so se loro hanno fatto delle cose per conto loro o meno, questo a me non è dato conoscenza. Per quanto mi riguarda, per quanto di mia conoscenza, io dopo Cavabuttida non vedo più Antonino Gioè, non lo vedo più. Io poi avevo altri, come ho detto, altri problemi, poi mi avevano vietato di scendere giù in Sicilia, io ci sono ritornato, va bene. Poi ho avuto le mie vicissitudini del sistema dell'Andrangheta, e poi lui tempestava di telefonate a un certo periodo a casa mia, una delle quali la ricevetti anche io, io capì che c'era qualcosa che non andava e proprio non l'ho più rivisto. È andato suo fratello Mario alla mia famiglia quando io ero via, che ero volontariamente, non stavo a casa per i motivi che le dicevo prima, e per riportarmi una tessera, una carta d'identità, chiamiamo tessera ma si dice carta d'identità, che io avevo dato a lui quel giorno che mi aveva proferito qualche cosa di strano, e allora gli diedi per fargli capire che non c'era da temere, che io non ero niente di tutto quello che stava dicendo, e gli diedi una tessera e gli chiesi la mia carta d'identità. Dico: guarda Nino, tu conosci qualcheduno per favore che può cancellare dietro non valido per l'espatrio, perché io non so dove andare, non so come farmelo fare questo lavoro. Il che avrebbe determinato in quel momento, come dire, non sono quello che tu puoi pensare, perché non ho neanche la capacità di farmi pulire una carta d'identità. E questa carta d'identità poi sembra che la portò il fratello Mario a casa mia, non so se era la mia ex moglie o mio figlio, che mi cercava, anche perché doveva recuperare quei 30 milioni o 20-30 che io gli devo dare, che a dicembre non gli ho potuto dare perché avevo incontrato all'Agip, intravisto quel carabiniere che era venuto a casa mia a suonare il campanello. E poi Nino mi fece una telefonata che ricevetti io, e telefonate che non erano in albergo, perché io in albergo non ci vivevo più da tanti anni. Lui aveva il numero di telefono mio, di casa mia, aveva il telefono di casa mia, e neanche il telefono del ristorante di mio suocero, e scorrendo, perché io non ho mai mescolato la famiglia di mia moglie con i miei fatti. Aveva il telefono di casa mia,
è quello della macchina, dell'automobile. Io avevo un'automobile con il telefono e mi proferì proprio delle frasi tipo: vabbè, devi venire giù, ci vediamo. Nino, gli disse: Nino, non ti preoccupare, dico, guarda, appena posso scendo. E disse: no, come no, gli disse: ti do la mia parola d'onore che ci vediamo, scendo. E lui mi disse: te lo do io, adesso ti faccio vedere io cosa vuol dire uomo d'onore. Al che era semplicemente, che cosa? Una rottura totale. Lui era fuori di testa in quel periodo e gli scappò proprio quella frase e quella parola magica: adesso ti faccio vedere io chi è un uomo d'onore. E capì che per me, se andavo giù, non sarei più tornato su. E poi io non ho più saputo di niente di Nino finché non ho letto che l'avevano arrestato, e poi quando si tolse la vita. Senta, signor Bellini, ma siamo alla fine del mio esame, ma lei ha mai parlato di 41 bis con Gioè? Non ne parlai, io ne parlò, se ne parlò, era lui che mi proferiva in quegli incontri che avevamo le grandi preoccupazioni che avevano in quel periodo, cioè che col 41 bis avevano poi spostato i detenuti nelle carceri, quelle sulle isole, dove stavano male, dove venivano trattati male, dove dicevano che la polizia penitenziaria li massacrava, tutte queste cose che io non so se fossero vere o meno, non mi interessa. Io non ho mai ricevuto questi dispiaceri. Ma il dato di fatto è un altro, è che loro erano super preoccupati perché i familiari si lamentavano, i familiari di coloro che erano detenuti si lamentavano di questi, che loro dicevano, trattamenti che ricevevano o meno. Non è dato a me sapere se è vero o meno, però quello che lui diceva era questo. E era una forte preoccupazione per loro, perché era la prima volta nella loro vita, nella loro storia, la storia mafiosa, che succedevano queste cose. Non erano più, diciamo, in grado di sopperire a queste cose. In questo senso si parlava del 41 bis. Va bene, la ringrazio, signor Bellini. Io non ho altre domande, Presidente. È stato un piacere, avvocato, grazie, sì, a lei. Aspetti un attimo, dunque, pubblico ministero. Sì, prego. Sì, Presidente, grazie. Bellini, buongiorno, dottore Lombardo, pubblico ministero. Buongiorno, dottor Lombardo. Chiedo scusa, dottore. Sì. Niente, mi perdoni. No, niente. Grazie. Volevo chiedere se mi potevo fermare solo un attimo perché mi formicola il braccio destro. Sì, ha bisogno, da smuovere un po'. Ha bisogno, facciamo una breve pausa? Sì, dovrei smuovere le gambe perché purtroppo sono ad alto rischio tromboembolico quando sto con le gambe troppo tempo inclinate. Facciamo una pausa di 5 minuti. Sì. Sì, la ringrazio, molto gentile. A Terni manca l'imputato. Signor Presidente, è andato un attimo al bagno. Va bene. Pubblico Ministero, intanto ci deposita quella nota. Sì, prego. È stata comunicata anche al DAP. Avete preso visione, difensori, della nota? È la nota di Firenze che precisa che non ci sono ostacoli, sì, per Graviano. Va bene. No, la tenga lei. Il problema è probabilmente, Presidente, legato allo strumento per... Vabbè, ma non ci posso credere che non ci possano... Così mi diceva adesso l'avvocato Aloisio. Ma io non posso credere che manchi se basta tipo un di qualsiasi dispositivo. Computer dovrebbero averlo in carcere. Io ho telefonato al direttore, mi ha detto che si sarebbero attivati. Vabbè, oggi cercheremo di capire cosa è successo. Ma questo è tuttora questo il problema per quello che le risulta? Appunto. Cioè, oppure il problema perché... Ma noi abbiamo mandato il verbale dell'udienza la volta scorsa, quindi insomma quello non doveva essere un ostacolo. Comunque. Va bene, allora ci siamo. Sì. Va bene. Lo fisseremo già per il 17, Presidente, come
Cosa? L'esame è già per il 17. E così avevamo detto, sì, dobbiamo sentire allora il 17, il maresciallo Tempesta sentiamo. Sì. E iniziamo l'esame. Ma non necessariamente, poi eventualmente se dovesse esserci qualche si farà un'integrazione. Allora, perché il deposito dovrebbe essere il 24, insomma avevamo dato 90 giorni di tempo il 25 ottobre. E il perito è stato contattato, abbiamo già detto che non sarà concesso un'altra proroga, se era possibile anche diciamo anticipare, quindi non è detto magari che per il 17 non ci siano. Poi dico eventualmente se ci dovessero essere delle discrasie tra la perizia, tra quello che il perito ha trascritto e il contenuto dei colloqui, eventualmente poi si vedrà, si potrà anche successivamente fare un supplemento di dichiarazioni, poi vedremo. Sì, l'unica cosa Presidente è che bisogna vedere ecco, quando verrà consegnato questa apparecchiatura e comunque le ore necessarie per ascoltare questi. Ora io non ricordo CD. Quante sono queste conversazioni, non saranno neanche tantissime. Una decina no, sono, una decina, decina di decina, professivi, decina, vabbè, e non quindi molto avvocato, lunghi perché sono missati. Quindi diciamo che avrebbe tutto il tempo a disposizione sì, per poterle se sentire, non male, credo sì, che possa essere, il problema è solo l'apparecchiatura. E allora andiamo avanti, Presidente, così terminiamo. Volevo anche segnalare, visto i programmi che noi stiamo facendo e i processi che si accavallano, che nella settimana del 27 dovremmo fare udienza, se è possibile, o lunedì o martedì di quella settimana. Perché purtroppo ci sono situazioni varie. Quindi allora, per non perdere... lunedì non è possibile perché già è fissato un altro processo, possiamo farlo martedì 28. 28, sì. La vabbè, ringrazio perché sennò io non riesco vabbè, proprio. Vabbè, ricordiamocelo allora. Allora possiamo andare avanti con l'esame sì, Bellini. Sì, se è rientrato... Sì, è presente. Prego, possiamo continuare. Sì, sì, è presente. Allora, Bellini, buongiorno. Sono sempre il dottore Lombardo. Buongiorno a lei, dottore. Io le farò una serie di domande, soprattutto finalizzate a chiarire quello che lei ha già detto, soprattutto a completare quello che lei ha dichiarato di recente a Caltanissetta, perché non so se lei era collegato, ma abbiamo acquisito le dichiarazioni che lei ha reso nel processo a carico di Matteo Messina Denaro. Allora, intanto le voglio chiedere di specificare meglio quando lei inizia a collaborare con la giustizia e perché decide di fare questo passo. Io collaboro con la giustizia nel 1999. Collaboro quando sto sotto un'azione delittuosa, cioè ammasso, tento di uccidere, adesso non mi ricordo neanche come si chiama, Valerio Antonio, che oggi è collaboratore nel processo a Emilia, sì, perché era passato a un'altra famiglia e aveva contribuito, da quanto sapevo io, all'uccisione del capo Andrina, dove anche lui era stato. Prego, prego. Lei mi ha chiesto il perché? Sì, sì, sì. No, le stavo completando perché, la domanda. Quindi per vicende connesse alla sua appartenenza all'Andrangheta. Sì, signore. Il perché? Perché quando vado per dargli il colpo di grazia, in una 38 special non parte il colpo. E perché mentre stavo girando intorno all'automobile per andare a dare il colpo di grazia, ho sentito un forte odore di acido fenico che mi portava, non riuscivo più neanche a respirare. Anche quando siamo scappati dal luogo delittuoso, ho fatto una fatica estrema, avevo sempre questo odore che mi tratteneva, non mi faceva respirare. Poi sono arrivato a casa la sera, accendo il televisore, e era il primo, era il giorno della beatificazione di Padre Pio, la beatificazione di Padre Pio a Roma. E siccome io da ragazzino ero andato a Monte Rotondo con i miei familiari e lo stesso odore non mi aveva permesso di entrare in chiesa allora,
e il giorno dopo, dopo la messa, siamo transitati in una sala attigua alla navata della chiesa. Padre Pio si fermò, mi fece portare davanti alle sbarre e mi diede due schiaffetti. E lì capì, la seconda volta che ho sentito l'odore, mi fece fare un esame di coscienza di quelli che non finivano più. Difatti io allora portavo in giro dei camion bilici di frutta e verdura, poi andavo in Olanda a caricare bestiame macellato, vitelli appesi, e dovevo andare a Monaco, dovevo voltare a sinistra, ho tirato dritto e mi trovai quasi a Berlino, perché durante il viaggio facevo il mio esame di coscienza, con il camion vai a 80 all'ora e devi pensare a qualche cosa. Io avevo fatto il mio esame di coscienza e avevo ripreso e ho detto: adesso appena arrivo a casa vado domani, il giorno dopo arrivo a casa, saluto la famiglia e poi il giorno dopo vado a Bologna alla DDA. Mi hanno leggermente preceduto i NOX che mi stavano addosso apposta per il tentato omicidio di Valerio Antonio, e lì ho iniziato a collaborare. Quindi lei, perché è quello? Quindi lei ha iniziato a collaborare con la DDA di Bologna? Sì, signore. Sì. Le chiedo questo perché lei prima faceva riferimento ad un interrogatorio con Vigna e Chelazzi. Ma quello è quando sono stato nel programma come testimone. Bene, quindi quella è una fase precedente. Sì, signore. Quando lei dice col procuratore Vigna, intende Vigna procuratore di Firenze o procuratore nazionale antimafia, per capire il periodo? No, procuratore di Firenze. Io ero in carcere a Reggio Emilia, in base alla lettera che aveva lasciato Antonino Gioè, dove si faceva riferimento a un certo Bellini, Paolo Bellini. Adesso non lo so, perché la lettera non ho mai avuto il piacere di leggerla bene, sì. Ho letto solo dei piccoli trafiletti. Sì. Che succede? Che fra l'altro uno di quei trafiletti è lì dove lui dice: oggi capisco che Bellini era un infiltrato, per cui di me non sapeva niente prima, non se lo immaginava neanche prima. Ecco, allora cosa succede? Se la leggiamo attentamente, quel pezzettino. Che succede? Che il dottor Vigna, siccome lui mi disse che aveva avuto a che fare con il mio nome, si ricordò di un certo Bellini Paolo di Reggio Emilia e venne a interrogarmi. Io aprì con lui proprio quello che dovevo dire. Quindi lo spunto è il contenuto della lettera lasciata da Gioè il giorno del suicidio. Sì, signore, almeno così mi disse il dottor Vigna. Poi senta, lei è stato informato del fatto che in quella stessa lettera, oltre a far riferimento a lei, si faceva anche riferimento a Domenico Papalia? No, le ripeto, io ho solo letto quel trafilettino che mi riguarda. A me non mi ha mai letto la lettera e nessuno mi ha mai fatto leggere la lettera completa come altri hanno potuto leggere. Quindi diciamo il riferimento a Papalia non è stato mai oggetto di approfondimento nel corso della sua testimonianza prima e collaborazione poi? No, io non so neanche chi sia questo Papalia. No, non ne ha mai sentito parlare? No. Andiamo avanti. Lei è stato riconosciuto meritevole dell'applicazione dell'articolo 8 per i collaboratori di giustizia? Ma sì, non mi ricordo bene se 4 o 5 volte. Guardi, Corte d'Assisi di Reggio Emilia mi sembra, sì. E Corte d'Assisi di Catanzaro, e poi gli altri non me li ricordo, Bologna, penso che siano 4. Sente, diminuiti di cui all'articolo 8. Quante condanne sono state emesse a suo carico e per quali reati? Oh, guardi, io cerco di pensarci il meno possibile perché mi procurano documento ancora oggi il mio passato, però io ho subito processi non so se fosse poi lesioni o tentato omicidio, quello che dicevo all'inizio dell'interrogatorio, con quello che infastidiva la mia sorella, per il quale poi andai latitante, poi per furto Firenze, poi per gli omicidi che ho commesso con l'Andrangheta. Senta, come entra in contatto lei con l'Andrangheta e come diventa un uomo di 'Ndrangheta, in che periodo?
Allora io ero in carcere a Firenze, a Prato, mi scusi, non a Firenze, per l'omicidio Fabbri. Fabbri era un mio consociato in furti di opere d'arte. Sì. Che dica? No, no, prego, ho detto sì. Era un mio consociato in opere d'arte quando fummo arrestati a Pontassieve, no, sì, quando fummo arrestati a Pontassieve, io e lui. Poi lui è morto, io ho subito il processo, ero a Prato e a Prato mi misero in cella questo calabrese, questo signore calabrese, Vasapollo Nicola, che fra l'altro abitava a Reggio Emilia, aveva i parenti a Reggio Emilia e era a Reggio Emilia. Mm. Che succede? Che si instaurò un rapporto di scambio. Io le sto parlando con la mentalità criminale che avevo prima, di sì. Malaffare. Sì. Non pensiate che oggi sia ancora quello, anzi tutt'altro. Che vuol dire cosa scambio? Succede? Che, che vuol comandi? Dire un rapporto di scambio? Un rapporto di scambio vuol dire che siccome era di Reggio, mi conosceva bene, lui sapeva di me, dei miei trascorsi, della mia vita. Io sapevo che lui era, e me lo disse lui, che era con i Dragone, il clan Dragone inizialmente, e mi diceva, vabbè, facciamoci uno scambio allora, perché io c'avevo un sassolino da togliermi, il terzo che faceva i furti con me e Fabbri a Firenze, i quali avevano venduto tutto quello che avevamo dentro un magazzino per centinaia di milioni, allora arriviamo quasi al miliardo. E a me, siccome ero brasiliano, ero straniero, non mi dettero mai niente, e siccome ero brasiliano e straniero secondo loro, un povero cretino, non mi pagarono né l'avvocato, lui era fuori, ha venduto tutto, si è messo i soldi in tasca, dice questo è brasiliano, tanto questo lo cacciano dall'Italia. Hai capito? Insomma, ha fatto lo sgarbo che negli ambienti malavitosi non si fa. E allora il Fabbri l'ho ucciso, quell'altro lo stavo cercando, e con Vasapollo eravamo rimasti d'accordo in questo senso: io ti faccio il tuo. Lui voleva vendicare la morte di suo fratello, morto ingiustamente, trascurato da parte di uno dei suoi consodali. E io, lui mi avrebbe tolto questo sassolino. Questo era l'accordo che noi avevamo, uno scambio di omicidi. Ho capito. E lei diventa un uomo di 'Ndrangheta a tutti gli effetti, quindi è stato battezzato, dopo, è entrato nella struttura criminale. Dopo lui è uscito, io ho fatto la mia galera che mi stavo facendo, sì. Quando sono uscito mi ha recuperato. E mi disse, guarda, così, 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 ho bisogno di te, portiamo avanti il progetto, va bene, e lì gli facevo consigliere. Poi cosa è successo? Che a settembre, durante quando io ero in contatto anche con Nino, settembre gli di antagonisti, quale anno? 1992, sì. Gli antagonisti nostri, i Dragone, Ciampà e Mano di Gomma, adesso non mi ricordo come si chiama, Grande Arachi Nicolino, sì. Hanno fatto fuori, hanno ucciso Nicola Vasapollo. Dopo lì è entrato un altro come capo dell'Andrina, e per me il ruolo è diventato quello di killer, e e sono andato avanti così. Dovevo essere ritualizzato, in che senso? Non ritualizzato come calabrese, ma avrei dovuto tenere a cresimo o a comunione, non mi ricordo chi, il cugino di Nicola Vasapollo, cosa che io non feci. Quello sarebbe stato, diciamo, la ritualizzazione mia sarebbe stata quella praticamente, ma non l'ho fatto. Quindi la formalizzazione della sua appartenenza non ci fu mai, ma lei è stato uomo di 'Ndrangheta a tutti gli effetti. E certo, ho commesso omicidi per loro, ho recuperato droga a Milano, recuperavo la droga, la cocaina per loro, certo che sì. Senta, stiamo parlando tutte di famiglie di Cutro. Stiamo parlando di famiglie di Cutro, vero? Sì, sì, signora. Sì, quindi stiamo parlando di proiezioni delle cosche di Cutro. Senta, sì. mi spieghi ancora una cosa.
sempre a chiarimento di quello che lei ha detto. E passo, diciamo, o meglio, torno a parlare di Nino Gioè. Lei inizia ad avere questo rapporto con Nino Gioè e mi pare di aver capito il vostro rapporto è un rapporto abbastanza intenso, cioè c'è un buon rapporto che vi lega. Intenso come dice, intenso come presenza, no, non è che abbiamo avuto 30.000 incontri, non come numero di intenso, incontri, cioè, nel no, senso, come di persona, nel senso di persona, che parlavate, sì. Cioè Nino Gioè era legato a lei, le confidava una serie di cose. Certo, Nino di me aveva ricevuto, come io, lui in un primo momento, poi decadde per me dopo le stragi di Falcone e Borsellino, ma lui di me aveva, tanto che noi siamo diventati solidali con il patto di sangue quando ho ucciso, però abbiamo, perché eravamo concordi tutti e due, sì. Anzi, le dirò di più, che dovevo portarlo giù a Palermo. Sì. E eravamo aprile quando arrivai vicino a Reggio Calabria dal telefono della mia automobile, e allora si potrebbe vedere, perché tanto come si dice, i tabulati, queste cose qui ci sono. Ci fu una telefonata mia al suo telefonino e lui mi fece ritornare indietro perché diceva che era molto impegnato in quel momento, e allora lo dovetti sopprimere io il giorno dopo a Reggio Emilia. Ma stiamo parlando di quel soggetto che non pagò una partita di cocaina? Sì, esatto. Per cui eravamo legati da un patto di sangue. Quando ci si lega da un patto di sangue, diciamo nelle famiglie, fra persone, nasce quel qualche cosa che lui con me era diventato un libro aperto, per quello che mi consta. Che poi fosse realmente per questo, diciamo, che comunque c'era una considerazione nei miei confronti, oppure perché non ne poteva più e aveva una valvola di sfogo con me, però se si sfogava così vuol dire che aveva una certa attenzione nei miei confronti. Quando è che il rapporto tra lei e Nino Gioè diventa così, come le devo dire, confidenziale? Diventa confidenziale, ma forte diventa, quando lo posso dire, non è che io posso datare questo fatto, c'è la simpatia che nasce subito, quella che quando tu ti guardi negli occhi vedi che gli occhi risaltano, cioè se tu guardi una persona con gli occhi mezzi morti o meno, ma c'è il modo di fare, di approcciarsi, di lì. Cioè, il fatto che lui mi confidò, lei ha spiegato... il fatto che lui mi confidò che non poteva avere figli, il fatto che lui mi confidò che aveva un amante, sono cose che un uomo d'onore non dice, con una certa semplicità. No, allora, questo... tutte queste cose a me hanno fatto capire che lui su di me aveva riversato un'attenzione particolare. Fatto di sangue è quello capito, che suggella tutto. Questo poi l'ho capito. Dico, immediatamente nel momento in cui siete detenuti insieme si crea questo rapporto, o il rapporto si crea dopo qualche mese? Questo mi interessa capire. Guardi, dopo qualche mese è impossibile, perché io sono uscito dal carcere nell'88, mi sembra, da Forlì, 87, non mi ricordo. Lui era dopo Sciacca, l'ho rivisto solo a Luciardone un giorno, poi io lui non l'ho più rivisto, abbiamo avuto solo dei contatti epistolari, ci scambiavamo delle lettere quando lui era detenuto a San Gimignano, mi sembra. Sì. E io ero, non chi se lo ricorda davvero, che ne ho girati parecchi di carceri. E allora poi noi non ci siamo rivisti quando io sono andato in Sicilia a dicembre del 1991. Sì. Per una il discorso delle opere d'arte. No, lei aveva forse dei crediti da riscuotere? No, non per le opere d'arte. No, aveva dei crediti da riscuotere. La prima fase era, non dovevo riscuoterli io, dovevo riscuoterli per conto di un'azienda, ecco. Ed erano due, uno da 1 miliardo e un altro da 1,5 miliardi, o 2,5, adesso non mi ricordo. Benissimo. E da lì ci siamo rivisti e abbiamo proseguito. Poi
In un secondo tempo, prima fase, quella dei crediti, poi quello che rientra anche la droga, diciamo fino a maggio. Poi c'è stato Falcone Borsellino e dopodiché per me il registro è cambiato. Per me è cambiato. Quindi mi faccia capire. Non ci posso fare niente. Questa fase in cui lei ha un rapporto stretto con Nino Gioè, vi incontrate e parlate, è una fase che possiamo collocare tra il dicembre 91 e le stragi di Falcone e Borsellino? No, lui l'ha sempre avuto stretto nei miei confronti, anche dopo le stragi. Sono io che non l'ho più avuto nei suoi confronti dopo le stragi di Falcone e Borsellino. Che significa che lui ha proseguito anche dopo le stragi? Fino a quando ha proseguito? Fino al momento in cui si è suicidato o si è interrotto prima? Fino a che lui non mi ha detto a cava buttitta quello che le ho riferito, ho parlato prima con Benissimo. L'avvocato, non mi ricordo come si chiama. Bene. Ecco, dopodiché io da cava buttitta non lo vedo più Nino, e siamo a ottobre inoltrato, fra l'altro. Sì. Sì. Dopo io non lo rivedo più. Ok. Lo sento solo per telefono una volta che lamentava il fatto che non scendevo più giù, che discendere. E io non sono più sceso. Mi soffermo su questi riferimenti temporali perché lei ha premesso di non essere bravo a ricordare i periodi, però come lei immagina uno sforzo lo dobbiamo fare. E mi pare che adesso sì. Abbiamo diciamo chiarito meglio una serie di passaggi. Le chiedo, nell'arco temporale che lei ci ha appena descritto, quando si inserisce il ruolo del maresciallo Tempesta? Maresciallo Tempesta si inserisce dopo la strage di Borsellino e ci inseriamo in quel discorso esattamente quando lui quando io gli do appuntamento al ristorante Il Pescatore a San Benedetto del Tronto e siamo a fine luglio 92. 92, sì. Fine luglio 92. Dopo pochi giorni, sì. Dica. No, prego, dopo pochi giorni. Lui mi consegna le foto da portare in Sicilia all'area di servizio, adesso non mi ricordo come si chiama, e qui lì a Roma sul raccordo, però comunque lui potrà essere più preciso di me, anche se non mi risulta che fosse il 12 di agosto, perché io il 12 e 13 ero a commettere un omicidio a Cutro. Quindi è quello il momento in cui... Ma era il 5 o il 6, perché io il 6 ho dormito all'Hotel Asi e lì è il riferimento che ho consegnato le foto a Antonino Gioè. Quindi è quello il momento in cui lei entra in contatto col maresciallo Tempesta, però vorrei capire meglio come si crea questo contatto. No, mi perdoni, dottore, mi perdoni. Prego. Il contatto si crea molto prima con il maresciallo Tempesta. È questo voglio si dire. Crea quando io vado, adesso mi ricordo se era aprile, maggio, che vado a San Benedetto del Tronto per incontrarmi con Valorani e Agostino per vedere se lui sapeva qualche cosa dei quadri di Modena. E lì mi è stato presentato il maresciallo Tempesta, che io credevo fosse addirittura un altro maresciallo, non conoscendo, so che c'era un altro maresciallo, adesso non mi ricordo il nome, che trattava queste cose, di nomina sapevo, ma non era lui era in verità il maresciallo Tempesta. E in quale mese lì siamo? Lì l'incontro, la prima volta. In quale mese siamo? In quale le anno? Ho detto, siamo sempre nel 92, penso che fosse maggio a cavallo di quel periodo, non mi ricordo bene. La strage di Capaci c'era stata già? La strage di Capaci c'era stata? Non mi ricordo, penso proprio di no. Quindi probabilmente prima della strage di Capaci. Sì. Sì. Lei ci ha già spiegato poi come si diciamo svolge questo rapporto che lei ha col maresciallo Tempesta. Le chiedo però di chiarire meglio perché lei effettua questo collegamento Tempesta Mori. Ma non lo faccio io il collegamento Tempesta Mori. È Tempesta che mi dice
che per questa cosa ne parlerà con Mori. E quando glielo dice per la prima volta? E questa cosa quando le fa riferimento a Mori per la prima volta? Quando io lo incontro al ristorante, il pescatore, che gli dico: guarda che sono schifato di questa cosa che sono successe, delle strage di Falcone, di Borsellino. Sì. Io sono sicuro che se facciamo questa cosa, io riesco a infiltrarmi in Cosa Nostra. E lui lì mi dice che non può, quando abbiamo preso l'accordo, dice: io ti passo poi a Mori, vediamo. Ne parlo con Mori, poi quando se va bene la cosa ti chiamo e vieni a prendere fotografie e vai giù. Agosto mi sembra che era il 5 o 6 di agosto, ci diamo quell'appuntamento, lui mi chiama di andare giù al distributore di benzina. Sì. E lì mi dà le fotografie. Lì, in constatazione di fatto, lui poi mi dice: guarda che adesso da oggi in poi ti cercheranno i ROS. Allora, se mi dai le foto che mi hai detto che ci incontriamo perché ne parli prima con Mori, e se mi dai le foto e poi dopo mi dici che ti contatteranno i ROS, vuol dire che lui ha parlato con Mori, che Mori era il colonnello dei ROS. Ho capito. Che fra l'altro lui mi disse anche che aveva lavorato con lui, aveva operato con lui nel momento del terrorismo. Ha anticipato la mia domanda. Quindi c'era un rapporto che Tempesta le raccontò in quelle occasioni, certo, tra lui e Mori? Sì, e mi disse che aveva operato con lui, nel periodo del terrorismo. Quindi glielo disse Tempesta presso la stazione di servizio, quindi nei primi giorni di agosto del 92, le diede questo particolare? Sì, signore. Bene, proseguiamo, perché lei ha fatto riferimento poi ad un ultimo incontro, mi pare di aver capito, con un presunto ufficiale del ROS, quindi vorrei capire anche qui questo presunto ufficiale del ROS quando viene a casa sua, in quale mese e in quale anno siamo? Siamo a dicembre del 92. Siamo a dicembre del 92, quindi lei questo lo ricorda perché lo mette in correlazione con la cattura di Rina? No, lo metto in correlazione col fatto che io non dovevo andare più giù secondo lui, secondo loro, sì. E io il 30 invece sono andato. E sono andato e non erano passati molti giorni che avevo incontrato era venuto a trovarmi questo ufficiale, almeno lui ha proferito questo, non mi ricordo, però se onestamente guardi potrei dire. Sì, ma infatti l'ho chiamato presunto. Non mi ricordo bene, non vorrei fare un'associazione io. Psicologica, per carità. No, ma infatti ho detto presunto ufficiale. Comunque si presentò a lei come un uomo del ROS. Sì. No, lui si presentò con Aquila Selvaggia inizialmente. Sì. Poi quando salì a casa mi disse che era dei ROS. Bene. E io gli dissi: vabbè, l'ho capito che sei dei ROS. Se sai la parola e non sei il maresciallo Tempesta, sei sicuramente uno dei ROS. Qual è? Benissimo. Ora mi interessa comprendere. Non può fare tre. Tra il riferimento che le fa Tempesta a Mori agli inizi di agosto del 92 e questo incontro di dicembre del 92 a casa sua, lei ha avuto rapporti con soggetti collegati a quegli ambienti, ha rivisto il maresciallo Tempesta? Perché lei, mi pare di aver capito, dice: siete arrivati, siete un po' lenti. Sì. No, io fino allora non avevo ricevuto notizie dei ROS, nessuno si era fatto vedere. Col maresciallo Tempesta ci siamo rivisti, ci siamo sentiti telefonicamente quando gli diedi le notizie della Torre di Pisa e via e via. E poi con il maresciallo Tempesta l'ho rivisto ancora quando mi chiamò a Sisio, Santa Maria degli Angeli, non mi ricordo, che io venivo su da Lecce ed ero in motocicletta, mi ricordo, perché allora non viaggiavo più neanche in automobile ma con una motocicletta molto potente che mi permetteva di sgusciare di qua e di là con più sicurezza, perché ero super ricercato per gli agguati dell'Andrangheta. E anzi, mi sembra che esternai anche lui il fatto che avevano c'era qualcosa che non andava, e vabbè, avevano ucciso, non mi ricordo,
insomma l'ho visto in quell'occasione, l'ho visto in quell'occasione, e lui lì mi chiese ancora: ma si sono fatti sotto i rossi, si sono fatti? E io gli ho detto: no, non ancora nessuno. Vabbè, allora adesso andrò io a parlare ancora con Mori, vediamo. E dico: vedete un po', dico, qui non si fa vedere nessuno, siamo messi mica tanto bene. In quell'occasione lì l'ho visto, mi sembra che fosse stato dopo che era appena era da poco tempo passato l'omicidio di Vasapollo Nicola. Mi sembra che gli esternai qualche cosa a lui, mi pare di ricordare che gli esternai qualche cosa, però non mi ricordo bene. E siamo vicino a ottobre, mi sembra, di quell'anno. Dopodiché io poi tornai da Nino quella volta, che poi non l'ho più visto. Prima o dopo l'incontro con Gioè a Cava Putitta? No, prima, l'ultimo incontro è stato con Nino, poi io dalla faccenda dei quadri, quelle cose lì, non ho più visto nessuno, non ho più parlato con nessuno, se non il fatto di dicembre di quello dei Rossi che si è presentato a casa mia. Del 92. Poi una telefonata ancora ho avuto con Tempesta prima del mio arresto, avvenuto mi sembra maggio-giugno del 93, quindi dell'anno successivo. Con le date mi deve scusare. Prego, no, ma mi pare che si stia facendo chiarezza da questo punto di vista. Ora le chiedo, soffermiamoci un attimo sul Nino Gioè dell'incontro nel mese di ottobre del 92. Lei notò qualcosa di strano in Gioè in quell'occasione? Vabbè, Gioè era fuori di testa, era partito proprio, era arrivato la frutta, era messo in una condizione di quelle che non finiscono più, farfugliava di tutto e di più, che erano stati consumati, che ne diceva di tutti i colori, era molto rammaricato, era uno straccio. Quindi lei notò una condizione del Gioè che era diversa rispetto a quella che lei aveva conosciuto in precedenza? Decisamente. Ed è quella l'occasione in cui le parla della Torre di Pisa? Sì, a Cava Putitta. Che cosa vuol dire che erano stati consumati? Ma consumati nel gergo, diciamo così, è il fatto che tu hai fatto una cosa che qualcuno ti ha detto di fare e poi dopo ci rimetti tu e non ci rimettono loro. È una gabola, no? Una gabola. Io ti prometto questo, poi invece è tutto il contrario. Consumato è ad esempio che vai, andiamo a fare quel lavoro lì, questo qui, quello là, tienti la roba a casa tua e poi io ti mando i carabinieri a casa tua, tu mi hai consumato. Questo è. Fece riferimento ad episodi successivi alle stragi del 92, quando parlò di questo fatto, diciamo, che li avevano consumati? No, a Cava Putitta non si parlò delle stragi non si parlò a Cava Putitta, non mi ricordo bene. No. Ma guardi, lì, io ho un ricordo molto sfumato di quella cosa, e mi ricordo molte cose che mi ha detto, per il semplice fatto che lì io avevo c'era la mia vita in gioco, avevo visto questo modo di fare suo con la pistola, quell'altro, io lo ascoltavo, ma non ero quel super attento che dovevo essere, ero più attento prima alle mosse che faceva. Ce l'ha spiegato prima anche il motivo. Sì, ero più attento alle mosse che faceva e ai rumori che sentivo, perché c'era uno che fischiettava, c'era dell'acqua che scorreva, e allora mi ero messo in una posizione di poter buttare un occhio alla porta e lui era in una posizione un po' di disagio. Poi invece lui, ci salutammo, se ne andò, ritornò quello là a prendermi con la macchina. Le faccio una domanda banalissima, ma mi serve per capire meglio il riferimento che fa Gioè alla Torre di Pisa. Ma dico, è notorio che in Italia ci siano tanti monumenti di grande valore. Lei è in grado di dirmi perché Gioè parlò proprio della Torre di Pisa e quindi di un monumento che si trovava in Toscana? No, nel modo più assoluto, lui parlò solo così: che ne direste se un giorno scomparisse, si polverizzasse la Torre di Pisa, che ne direste? E non mi ha fatto riferimento del perché, e io non vado certamente a chiedere notizie, non sono curioso
essere curiosi è pericoloso. Sente, in quell'occasione Gioè le parlò anche di altre strategie, ad esempio le parlò di siringhe infette che potevano essere in qualche modo utilizzate per creare... Guardi, dottore, io mi ricordo che sicuramente me ne ha parlato forse prima di una cosa del genere, perché nella mia memoria rimane un dato di fatto che quando sentì il fatto delle siringhe infette, e io pensai subito dentro di me, ma questi dove vanno a prendere tutti questi centilitri di sangue infetto? Come può essere? E pensai che fosse un qualche cosa che lui mi diceva per stuzzicarmi, vedere se io magari andavo a dire a qualcheduno qualche cosa. Poi il caso invece è un altro sulle siringhe. Io mi ricordo questa cosa qua, però non le so dire quando me lo disse, se me lo disse veramente oppure se lo associo a quando ero... un giorno mi telefona un giornalista del Carlino e mi dice: sai Paolo, c'è Brusca Giovanni che ti sta accusando di questo e questo, delle siringhe e queste cose. E allora io gli dissi subito: guarda, alle barzellette io non ci sto dietro, devi dire a Brusca che invece di raccontare queste barzellette raccontasse della seconda trattativa. Punto e chiuso, cioè nel senso, no, non dico punto come qualcun altro dice, ma proprio punto e chiuso. E il giorno dopo, sul giornale o due giorni dopo, saltò fuori un'intervista che il giornalista mise in evidenza, questa intervista che fece a me. Lui dice intervista, ma io non rilasciai veramente un'intervista, gli dissi solo questa battuta sulla sua sollecitazione. Andò a parlare con i giudici di Firenze e il giornalista scrive: ho parlato con i giudici di Firenze e i giudici dicono: come mai Bellini sa queste cose? Come mai Bellini sa queste cose? Vuol dire che allora quello che Nino mi diceva ulteriormente conferma che erano cose vere quelle che mi diceva. E io le ho sempre prese per vere, perché Nino non diceva delle cose storte. Oppure poteva dirti qualche cosa per vedere se tu andavi a raccontare a qualcheduno gli effetti nascosti. Ma io non casco in queste barzellette. E così la sostanza del mio disappunto sulle siringhe è stato quello del fatto che fosse Brusca raccontare una cosa che non è vera. Io non ho mai detto fai questo, fate quello, non ho mai detto io le siringhe, non ho mai detto io quelle cose, non ho mai parlato di questo. L'unica cosa che ho detto non sono idee sue, né le siringhe né negli attentati che dovevano riguardare, ma nel modo più assoluto, le opere d'arte, ma nel modo più monumenti assoluto di particolare rilievo. Però lei conferma, diciamo, sono argomenti di cui Gioè parlò con lei, quindi il riferimento alle siringhe lei lo aveva sentito, mi pare di aver capito, prima di Cava Butitta. Io penso di averlo già sentito questa cosa prima di Cava Butitta, penso, perché mi ricordo un fatto. Allora guardi, io ho questo grande problema, che delle volte si sovraccaricano le cose. Allora io ho una trombocitemia essenziale, che è la leucemia. Ho il lacche che produco piastrine a non finire, c'ho sempre il sangue che praticamente diventa cemento. Ci sono dei momenti in cui mi si alza appena un po' più la pressione, e cosa succede? Succede che faccio un po' confusione fra collocare le cose. Nel pensiero mio, io sono rimasto sempre di questo pensiero su questa cosa delle siringhe. Primo, non può essere partita da me, sicuramente, perché è una barzelletta proprio andare a mettere... Dove pigli sto sangue per andare a mettere il sangue nelle siringhe? Cioè, è una barzelletta, comunque. Va bene. No, a me interessa solo se succede lei... Succede che... Prego, dica, completi. Succede che quando io sento le siringhe mi viene sempre questo flash... E allora non vorrei che Nino mi avesse già parlato prima delle siringhe e non dopo. Mi va segue? Bene. Dopo là, quando io sento che mi dicono che Brusca dice che io avrei detto o fatto quella cosa, non mi sta bene. E allora lì mi sono girate le scatole, e può darsi che l'abbia pensato anche dopo, non glielo so dire. Io so di certo che le cose che ho riferito a Maresciallo Tempesta tempestivamente, la Torre di Pisa e... le ho dette, ma loro sono stati fermi. Non ha fatto niente nessuno. Fermi come il sole. Per quello che risulta a lei, ovviamente. Vabbè, certo, per quello che risulta a me. È chiaro. Indubbiamente, per quello che risulta a me. Sì. Rispondendo a quest'ultima domanda, introduce e anticipa quindi
un ulteriore argomento che io voglio approfondire insieme a lei, vorrei approfondire insieme a lei, che è quello che lei definisce la seconda trattativa. Ci spiega meglio sì. Che cosa intende? Ah, io l'ho già spiegato, la seconda trattativa, in altri interrogatori anche. Che cosa è la seconda trattativa? È quando a un certo punto Antonino mi dice, e facciamo il discorso, mi dice che loro avevano in piedi una trattativa con i piani alti del governo e che anche c'entrava gli Stati Uniti, perché c'era un parente di Totorina in America. E allora io ho sempre detto, con anche il dottor Ingroia, era una triangolazione, secondo me, che era compresa tutto in uno. Per me, ecco che si chiama, per me, seconda trattativa. Per quello, ma non è che poi Nino mi ha detto molto di più, attenzione, non è che faceva dei flash. In quale occasione Nino Gioele parla di questa seconda trattativa e quindi del triangolo, come lo definisce lei, Cosa Nostra, piani alti del governo e americani? Guardi, io non me lo ricordo onestamente proprio, so che ne abbiamo parlato, come le ripeto, ho dei non mi ricordo bene, anche perché io non tenevo un registro maestro. Io non le so dire se è stata nell'occasione contigua in Torre di Cava Butidda o se è stato dopo, un poco prima, non me lo ricordo. Io quello che lui mi ha detto riesce, mi rimane impresso, ma non la interrompo per aiutarla. Riesce sì? A ricordare se comunque il discorso è successivo all'uccisione di Borsellino? È certo che è successivo al discorso di Borsellino. Quindi su questo è sicuro? Guardi che Nino... Sicuro, perché la trattativa, diciamo, lo scambio fra opere d'arte e detenuti era dopo, e allora ho sempre detto dividiamo in due, prima fase fino alla strage di Fagione Borsellino, seconda fase dopo la strage di Borsellino, e Nino comincia a raccontare parecchie cose dopo la strage di Borsellino. Prima io e Nino abbiamo solo un rapporto che lui doveva cercare di recuperarmi delle cose che non si poteva fare e che non sono state fatte. Poi mi dà la droga da dare a quello che noi poi abbiamo, poi che io poi ucciso anche insieme a lui, cioè che abbiamo ucciso per quella droga. Poi c'è un fermo e poi c'è parte dopo le stragi di Borsellino, parte l'infiltrazione mia in Cosa Nostra, lì dopo Nino sbrocca dopo la strage di Falcone Borsellino, dopo Borsellino Nino sbrocca, e in quella fase, in quel periodo fino ad arrivare a ottobre, me ne racconta di tutto e di più. O si voleva liberare la coscienza, o era proprio arrivato, o quello che vuole, io non so cosa dire. Quello che lui mi ha detto, con tutte quelle confidenze anche personali, il fatto che aveva l'amante, il fatto che si scopre in Cosa Nostra che uno ha un amante, la figlia di un altro uomo d'onore, e se è sposato ti fanno fuori a 200 all'ora. Va bene, è così anche nella 'Ndrangheta, non è che solo... Senta, piani alti del governo... Il fatto che non poteva avere figli, mi chiedeva a me se conoscevo qualcuno che poteva aiutarli. Ce l'ha detto prima. Sono cose confidenti. Comandi? Dico, ce l'ha detto prima questo fatto, diciamo, di un rapporto particolarmente confidenziale anche su argomenti personali. Le chiedo, piani alti del governo... Non mi ricordavo di averglielo detto prima. No, stia tranquillo. Piani alti del governo è un'espressione letterale che utilizza Nino Gioè? No, che è letterale. Noi abbiamo un contatto con gli alti piani del governo... Cioè, lo ha detto lui, è una sua frase... È una sua frase in questi termini. È la sua lapidaria, contatti con gli alti piani, una trattativa con gli alti piani del governo, e negli Stati Uniti c'è anche questo. Bene, ecco, chiuso. Lui parla di Stati Uniti, quindi di americani in maniera generica, o fa riferimenti più specifici? Ha fatto un riferimento a un parente di Totorina, a un parente di Torino, che poi sia vero o non sia vero, io non lo so. A voi appurare se era vero o se non è vero, io dico quello che lui mi ha detto. Quando Nino dice di dire la verità, dite Bellini che se lui è un infiltrato, va bene, e lui scopre lì forse che io potevo essere un infiltrato, non sicuramente prima, se no mi spazzolava tranquillamente, e non solo lui. Che succede?
che lui mi dice di dire: io ti onoro, dico quello che è, perché tanto sto collaborando, non è che sto raccontando le vasalette, sto collaborando. Nel collaborare io ti dico tutto quello che lui mi ha detto. Non ho problemi. Mi faccia capire ancora una poi, cosa. Poi le considerazioni che sia vero, il cruccio dei collaboratori delle volte sa qual è, mi sono trovato anch'io in questo soggetto. Noi diciamo, parliamo, raccontiamo e poi voi fate gli accertamenti. Riusciranno a trovare i collegamenti, non riusciranno a trovarli. Intanto però è meglio che tu parli, che poi li trovano o non li trovano sarà un problema di chi va a cercare. E come cercherà queste diciamo, l'ho capito ovviamente la difficoltà, io vi devo dire quello che è successo che cosa è successo ovvio. Poi, quello che lei ha vissuto e quello che lei sa certo. Perché mi interessava chiarire questo passaggio? Perché lei ci sta precisando ora che Nino Gioè si sfoga sostanzialmente con lei dopo l'omicidio Borsellino fino a Cava Butitta dell'ottobre del 92, giusto? Sì. E che comunque quello è il periodo in cui questa presunta seconda trattativa è già in corso, mi pare di aver compreso. Certo, se mi dice che c'è una trattativa in corso fra i piani alti dello Stato e gli altri, poi, ma mi scusi, dottore, mi scusi. Ma guardi che io l'ho sempre detto è che è divisa in due la storia con Nino. Sì, lo dico oggi. No, ma assolutamente. Questo è chiaro, risulta dal verbale anche che ho richiamato prima. Ora, che cosa mi interessa ulteriormente approfondire? Perché lei lo ha detto prima rispondendo alle domande della parte civile. Che in quella occasione di Cava Butitta, ad un certo punto Nino Gioè dice quella non è gente seria. Sì. 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 Siamo sicuri che non si stesse facendo riferimento proprio alla gente con cui loro avevano in corso questa trattativa? No, lui sta parlando con me di quelli che hanno detto a un certo punto che non si può tanta gente, si può vedere questo, capito? C'è stato un da parte loro, da parte sua, almeno io l'ho recepita così, perché non aveva un nesso, non aveva un nesso a quello che mi ha detto dopo. Poi dopo mi disse che erano stati consumati, che qui, che là e via. Ma per carità, io l'ho vista così la cosa. Ma che ne direste? Se subito dopo mi dici che ne direste? Prima la Torre di Pisa, poi dici che ne direste? No, cioè che ne direste se un giorno che ne direste vuol dire che sta parlando con me. Eh sì, che ne direste in realtà fatto specifico. Il che ne direste inquadra anche lei, diciamo, in un ambito particolare. E certo, mi ha associato a un qualche cosa che io non riuscivo a capire. Difatti, lei aveva avuto già sentore che Nino Gioè potesse sospettare qualcosa su di lei? Nel modo più assoluto, perché se avesse sospettato realmente qualche cosa io non tornavo indietro, quantomeno ci sarebbe stato un conflitto fra lui e gli altri. Mi perdoni Bellini, non è detto però che l'unico sbocco è quello che lei sta indicando, l'unica spiegazione è quella che lei sta indicando. Spiegazione alternativa potrebbe essere quella di un Nino Gioè che parla con un soggetto che sa essere collegato a certi ambienti per mandare messaggi. Lei esclude. Ma questo si può capire benissimo, ma se io le cose che tu mi dici le riporto al maresciallo Tempesta, la Torre di Pisa riporto al maresciallo Tempesta, in tutti i casi, se anche fosse così, se anche fosse così, e il servizio è stato fatto. Io non sono stupido che mi tengo per me, tu mi hai detto che ne direste se un giorno scoppia la Torre di Pisa. Certo. E certo che puoi pensare come mai l'ho pensato anche io questo. Se lei mi dice che la frase di Nino Gioè che ne direste, a me viene da pensare che attraverso lei vuol far arrivare un messaggio. Ma lo possiamo anche pensare, ma il messaggio è arrivato. È arrivato. E dopo cosa è successo? Che non è successo niente. Questo mi interessava capire, quello che aveva detto Gioè e soprattutto che lei aveva riferito quello che Gioè le aveva detto. Ma io l'ho riferito quello che mi ha detto. Ora, che lui pensasse che io sapessi qualche cosa, cioè che io fossi a contatto con qualche cosa di diverso, ma è perfetto anche il discorso che fa lei. Io quello che lui mi diceva in tutti i casi, che lui l'avesse pensato, lo pensassero anche altri, io comunque in tutti i casi quello che loro mi hanno detto l'ho riportato. Perfetto, perfetto.
Un altro particolare che sembra banale e invece banale non è. Nel momento in cui Nino Gioè, nell'ottobre del 92, quindi siamo sempre a Cava Buttitta, le dice queste cose, il colloquio avviene a quattro occhi tra lei e Nino Gioè? E se sono lì dentro Cava Buttitta, mica prendevamo il telefono, uno da una parte, uno in una stanza, eravate in un altro, soltanto dottore, lei e Nino Gioè? La domanda è, soltanto lei e Nino Gioè? Sì, nella stanza c'ero solo io, Antonino Gioè. Benissimo. Ho davvero finito, Presidente, solo qualche ulteriore chiarimento. C'è un altro passaggio importante nelle dichiarazioni che abbiamo acquisito oggi, che vorrei lei chiarisse, perché a un certo punto lei parla di Stefano Delle Chiaie. Mi spiega meglio perché? Quando parlo di Stefano Delle Chiaie, dottore, mi scusi? Nel verbale che io ho qui davanti. Se ha la compiacenza di leggermelo, dammi lo spunto, perché io non penso in quest'udienza di aver parlato di Stefano Delle Chiaie. No, non in questa udienza. Noi abbiamo acquisito oggi un verbale del suo esame davanti alla Corte d'Assise di Caltanissetta. E a un certo punto lei, rispondendo alle domande del pubblico ministero in quella sede, dice di aver conosciuto Stefano Delle Chiaie. No, io non ho mai detto di aver conosciuto Stefano Delle Chiaie, perché io Stefano Delle Chiaie non l'ho mai conosciuto. E allora di aver sentito parlare di questa persona. C'è qualcosa che non quadra. Di aver sentito Stefano Delle Chiaie io non l'ho persona. Mai conosciuto. Certo che non ho sentito parlare di questa persona. Chi è che non ha sentito parlare di Stefano Delle Chiaie? Era il capo della Guardia Nazionale. No, perché lei, le leggo il passaggio proprio del verbale. A un certo punto parla di Gelli. Sì. Lei dice, incominciò questo martirio, questo tritacarne giornalistico, propagandistico e via discorrendo, non è mica solo Gelli o altri, guardi, fui associato a Stefano Delle Chiaie, a tutto quello che c'era, io ero partecipe, conoscevo tutti, conoscevo questo, conoscevo quell'altro. Cioè, vorrei capire questi riferimenti a Gelli e Delle Chiaie, perché vengono fuori nel corso del suo esame a Caltanissette e soprattutto lei che cosa sa di queste persone? Allora guardi, questo è uno sfogo come ho avuto questa mattina quando abbiamo parlato di un'altra cosa ed è uno sfogo. Poi su questo non posso risponderle perché rientra sicuramente nell'inchiesta che stanno facendo in questo momento a Bologna. A Bologna, vabbè. Se il Presidente mi autorizza, ben disponibile a dire anche questo. A me interessava soltanto capire per quale motivo lei a un certo punto nel corso di quell'esame fa riferimento... Per quello che mi interessa oggi, lei lo ha chiarito. Sì, lei l'ha detto proprio lei, l'ha letto lei. Sono finito in un tritacarne dove si parlava di questo, di quello che mi hanno associato a questo, mi hanno associato a quello. È stato uno sfogo come quello che ho avuto oggi, di cui vi chiedo ancora umilmente scusa, perché rappresenterebbe diversamente il mio carattere. Però è così. Senta, quando Gioele ha raccontato di questo contatto con i piani alti del governo, ha fatto qualche nome? No, i nomi li feci in un'altra occasione quando parlò che dell'omicidio Lima, che così avevano dato uno schiaffo alla DC, un colpo alla DC, uno schiaffo a Andreotti. Questo è l'unico politico di cui se... Quando le parlò dell'omicidio Lima, Nino Gioè? Ma quando non me lo chieda, perché non saprei ricollocarlo. Sono quelle cose che uno parla, tu ascolti, ma non registri perché non hanno un significato per te. Quello è una cosa che avete fatto, se avete fatto, se tu mi dici questo, io metto nel dimenticatoio quelle cose, poi non è che ce lo metto io nella mia memoria. Come viene fuori il discorso? Mentre si parlava di politica. Il discorso che riguarda l'omicidio Lima, cioè in che occasione, o meglio in che contesto discorsivo iniziate a parlare dell'omicidio Lima?
Guardi, non mi ricordo il contesto dove inserirlo, però come dire, abbiamo parlato di tante cose, in un momento lui ha detto, ha proferito anche questa cosa, questa ha detto e questa io dico, non niente più, perché quando ha parlato dei socialisti che per le votazioni che avevano aiutato i socialisti a un'elezione, poi dopo non hanno ottenuto, come si dice, un riscontro, io tutto quello che lui ha detto... Lui ha detto di dire la verità, io te la dico, tutto quello che lui mi ha detto io lo dico, ma ci sono delle cose che tu te le dice, ma non c'era un nesso particolare, parlava, era diventato un chiacchierone, parlava e con me si sfogava, non lo so. Il dato oggettivo che da un certo momento in poi Nino Gioè sente la necessità di sfogarsi e lo fa anche con lei, almeno quello... che lei è in grado di dirci è questo. Senta, con me, sì. Senta, mi faccia capire un'altra cosa. Lei ha avuto mai necessità di rivelare a Nino Gioè la sua appartenenza all'Ndrangheta? No, mai. Ma mi sarei guardato bene. Mi sarei guardato bene. Durante una guerra tu parli e dici a uno siciliano, gli dici che sei dell'Ndrangheta. Magari loro conoscono qualcheduno dalla parte opposta e ti obbligano gli andranghetisti, obbligano i siciliani a farti fuori il posto loro. Benissimo, e poi loro vanno a riscuotere un debito. Ma avvocato, Nino Gioè ha mai avuto necessità di rivelare a lei suoi eventuali contatti con uomini di 'Ndrangheta? Lui a me? No. Quindi, lei mi ha precisato all'inizio di questo mio intervento, di Mico Papalia, Nino Gioè non le parlò mai? No, nel modo più assoluto, non so neanche chi sia, dottore, neanche chi sia. Né di altri uomini di 'Ndrangheta? No, di 'Ndrangheta no. La ringrazio, no. Bellini, ho concluso. È stato un piacere, grazie a lei. Difensori hanno domande? Sì, Presidente, prima di iniziare però il controesame vorrei un attimo conferire con il signor Graviano. Vabbè, dobbiamo fare un'altra pausa, quindi quanto tempo le serve, avvocato? 10 minuti. Anche meno. 8, mamma. 5 minuti di pausa. Sì, vabbè. Presidente, possiamo... ci siamo. Sì, grazie. Possiamo continuare con l'esame dell'avvocato Presidente. Aloisio? Grazie. Buongiorno signor Bellini, sono l'avvocato Aloisio. Buongiorno. Buongiorno. Senta, lei prima faceva riferimento al suo programma di protezione, ma se ho capito bene ci sono stati due programmi, uno come collaboratore e un altro in un'altra veste, il programma è unico. No, allora io ho avuto due programmi, uno come testimone, che mi è stato concesso, la richiesta la fece la Procura di Firenze e dal quale io sono uscito volontariamente. Ecco, a me interessa il motivo, questa è la mia domanda. Per il motivo, sì. Per motivi personali, ce lo può familiari. Spiegare. Dico, ce lo può dire? Avvocato, motivi personali e familiari, se li vuoi sapere, è semplice. Io ero inserito in un'andrina, c'erano dei problemi, un giorno l'ho dichiarato anche, mi sembra, a Caltanissetta, e mi sono accorto che dei calabresi giravano intorno al ristorante di mio socio dove viveva la mia famiglia, perché io ero sotto programma come testimone, e allora per risolvere il problema, pensando che volessero far fare una brutta fine a qualcheduno dei miei, sono uscito dal programma, non ho fatto come hanno fatto altri che non sono usciti dal programma e hanno fatto quello che hanno fatto, sono uscito dal programma e sono andato a sistemare le cose che dovevo sistemare per mettere in sicurezza la mia famiglia che non aveva accettato di seguirmi nel programma. Senta, come ha risolto questa questione? È bastata la presenza. La sua presenza? Davanti a queste, innanzi a queste persone qui che... Sì. Sì, e siccome persone... la cosa ancora non era... Comandi? No, prego, continui, mi scusi. No, lei ha detto qualcosa che io non ho capito, vorrei sovrastarla, mi scusi. Stava rispondendo, prego. È bastata la presenza.
Quindi da quel io momento... facevo parte di un'andrina, ancora non si sapeva che collaboravo, che ero testimone, attenzione, poco tempo sono stato sotto programma da testimone. Ho capito, ma comunque l'andrina lo sapeva chiaramente di questa sua collaborazione a questo punto. Sì. Non sarei qua oggi a parlare con lei se l'avesse saputo. Dico, e allora perché queste persone si avvicinavano presso il ristorante di suo suocero? Erano gli altri contrastanti che mi cercavano. Ah, quindi lei ha risolto la questione con chi la cercava per ucciderla? Sì. E in quell'occasione, quando lei si è presentato... Io non ho... Avvocato, mi scusi. Faccia capire, cerchi... lei vuole che io le dica quello che vuole lei, mi dica cosa vuole che le dico, io glielo dico. Dica lei. Valuto e glielo dico. No. Allora, è bastato che io ritornassi a Reggio Emilia... che mi reinserissi nell'andrina e tutti facevamo la guerra contro quegli altri. Ho ripreso la mia vita che facevo prima e da lì, guardi, ne ho ammazzati non mi ricordo quanti, 4-5. Sono stati degli omicidi poi a seguito, quindi, di questa sua abbandonato il programma di protezione, quindi ha commesso degli omicidi in quel periodo. Sì, ho capito. Senta, cambiamo argomento. Lei prima ha fatto riferimento a questo suo ruolo di infiltrato all'interno, diciamo, di Cosa Nostra per il tramite quindi di Antonino Giuè. Mi sente? Sì, la sento. Ecco, quindi questo rapporto, quindi questo suo ruolo inizia in relazione a quelle opere d'arte che erano state trafugate, quindi per trovare queste opere d'arte, o già le avevano così evidenziato, non lo so, il maresciallo Tempesto, comunque qualche collega del maresciallo, diciamo, l'intenzione di riportare anche delle notizie rispetto a diciamo all'organigramma, comunque all'organizzazione di Cosa Nostra? Sì, ma mi sembra di averlo già detto prima agli altri che mi hanno interrogato. Dico, quindi doveva portare anche queste informazioni. Qual era, cosa le hanno chiesto in particolare? Quali informazioni doveva dare al maresciallo oltre quelle relative alle opere trafugate? Beh, avvocato, tutto quello che mi diceva Antonino Giuè, tutto quello che riuscivo a carpire prima che Antonino Giuè mi dicesse, io l'avrei riportato. Non andavo con lo striscione in mezzo a loro ad Antonino, digli dimmi qualche cosa per favore, che devo fare una chiacchierata con quegli altri con i quali sono d'accordo di venire qua. L'infiltramento prevede queste cose, uno non è che si infiltra solo, dice che andiamo al cinema oggi insieme, andiamo al cinema, no, se è... Cioè, da mettersi in condizioni oggettive di poter fare sì che quelle persone con le quali sei a contatto di riuscire a carpire il più possibile per portarlo a dove lo devi portare. Ho capito, su questo non c'è alcun dubbio. Dico, quali sono state le informazioni che poi lei ha dato al maresciallo? Ma le ho già dette tutte quelle che ho detto anche prima, le vuole un altro saperle ancora, va bene. Va bene, senta, ascolti, ovviamente lei doveva dare anche delle informazioni relative alle stragi, ho capito bene? Se avessi saputo, sì, se avessi saputo qualche cosa di più, sì. Ma dico, in quello lei ha parlato anche del colonnello Mori. Quindi che secondo il suo racconto in sostanza era dietro, ecco, al maresciallo Tempesta, però lei ha detto anche che vi era già una trattativa in corso, ha percepito questo, gliel'ha detto Giuè, mi faccia capire questa circostanza. Ma una trattativa sui quadri c'ero solo io, no, una trattativa rispetto a Cosa Nostra con lo Stato. Dico, era a conoscenza di questo, dell'esistenza di una trattativa tra Cosa Nostra e lo Stato? Io quello che sono venuto a conoscenza l'ho detto. Se Antonino Giuè ha detto che c'era una trattativa con i piani alti del governo e che in più c'era un collegamento con gli Stati Uniti, con l'America, per me, perché là c'era un parente di Totorino o meno, io l'ho detto. Perfetto, poi i telefoni in collegamento con l'Illinois io non ce l'avevo di sicuro. Dico, ma visto che già c'era questa trattativa in corso, anche la seconda trattativa, non riesco a capire il perché tramite lei
si doveva arrivare anche a una terza trattativa. Mi faccio capire, cioè lei doveva essere l'ago della bilancia, il collegamento tra Gioè e lo Stato? Mi faccio capire. Avvocato, scusi, ma io non sapevo che c'era una trattativa, fra virgolette, quella che è cosiddetta trattativa con Mori, Ciancimino e via discorrendo. Io non sapevo niente di quello, a me non mi ha messo al corrente nessuno di quello. No, ma penso che tutta l'Italia non lo sapesse in quel momento. Senta, se poi c'era in atto un nuovo lodo è un problema loro. Ho capito. Perché la trattativa, chiamiamolo bene come deve essere chiamato, quello era un lodo bello pacifico, al limite eventualmente. Senta, lei prima ha parlato anche di quella famosa busta all'interno della quale vi era l'elenco delle opere trafugate che il maresciallo Tempesta e comunque in quel momento le forze dell'ordine cercavano di recuperare tramite lei attraverso l'apporto fornito da Gioè. Lei ha fatto anche riferimento a quello che vi era scritto in questa busta e ha parlato del Ministero dei Beni Culturali. È corretto? Avvocato, sì, allora... Cioè l'indicazione al Ministero dei Beni Culturali, allora. Sì o no? Ah, allora mi faccia la domanda specifica, non me la prenda come il giochino. Va bene, avvocato, mi scusi, guardi, sulla lettera c'era scritto dietro Ministero dei Beni Culturali. Perfetto. Siccome nel verbale che noi abbiamo qui a disposizione, tra l'altro è una contestazione che le fa anche il collega nell'ambito del processo di Caltanissetta, lei invece avrebbe risposto nell'ambito del processo sulla trattativa che non vi era scritto Ministeri dei Beni Culturali, ma vi era scritto Nucleo Tutela Patrimonio Artistico. Sotto. Allora, ecco, vorrei guardi, capire, diciamo, sì, cioè, vorrei capire, no. Vi era scritto Nucleo Tutela Patrimonio Artistico o Ministero? Mi faccia capire. Allora, sì, guardi, io delle volte faccio confusione perché il Nucleo Tutela Patrimonio Artistico mi risulta su come si dice, sul Maresciallo Tempesta, e mi è più facile. Ministero dei Beni Culturali era non molto usata per il dato di fatto che io parlo con il nucleo, non parlo con il ministero, che il nucleo fa parte del ministero e la busta che mi ha consegnato era Ministero dei Beni Culturali. Quindi lei dice non era nucleo, perché diversamente Gioè poteva sospettare che dietro di lei ci fosse invece altro, invece del ministero, comunque di quei politici a cui ha fatto riferimento prima, insomma. È corretto? E certo, se io sto trattando, e gli dico a Nino che sto trattando con dei politici locali di Modena, e gli porto una lettera del Ministero dei Beni Culturali, ha un senso e un seguito. Se io gli porto una lettera con scritto dietro Nucleo Tutela Patrimonio Artistico, scendevo in Sicilia, dopo due ore non c'ero più, ero già sottoterra a 10 metri. Ecco, no, io sono stato inserito nell'Andrangheta. Mi scusi, mi faccio continuare, perché poc'anzi, su domanda del pubblico ministero, dottore Lombardo, invece ha riferito che Gioè sospettava invece che lei in qualche maniera potesse essere in contatto, e quindi quella frase, diciamo, doveva essere veicolata a determinati soggetti, quindi chiaramente allo Stato. Ora invece ci sta dicendo che chiaramente questo sospetto Gioè sicuramente non ce l'aveva, perché lei non era qui in questo momento. Ecco, quindi mi faccio capire ora questa diciamo discrasia, perché prima dice una cosa, ora ce ne dice un'altra. Guardi, io discrasia non ne vedo, non so dove lei abbia letto quella cosa lì. Io ho semplicemente sempre detto questo, avvocato. Se io fossi sceso da Nino con una lettera con scritto dietro Nucleo Tutela Patrimonio Artistico, era in riferimento ai carabinieri e avrei avuto dei problemi. Se avessi avuto una lettera di quel tipo, l'avrei stracciata aperta, presa un'altra lettera, ci avrei messo dentro il contenuto, l'avrei sigillata e l'avrei portata a Nino. Ma siccome la lettera dietro c'è scritto Ministero dei Beni Culturali, questo chiaramente perché aveva paura di Gioè, nel senso che se lui avesse sospettato che dietro di lei appunto vi erano le forze dell'ordine, chiaramente lei, come ha detto bene prima, non era qui in questo momento. È corretto questa impostazione? Come ha detto bene, non è una valutazione che si può fare. Com'è? Non è che lo stabilisce lei quello che ha detto bene e quello che ha detto male. Come ha detto? Come ha detto? Vabbè, togliamo bene. Come ha detto? Come ha detto prima? Bene.
ha detto, vabbè, è inutile che glielo facciamo ripetere per l'ennesima volta. Senta, dica. Lei ha mai avuto rapporti con qualche magistrato bolognese? Guardi, io prima mi sono lasciato andare in un momento, posso dire anche infelice, perché qualcuno potrebbe pensare chissà che cosa. Io non posso rispondere a queste domande perché fanno parte del processo di... Non mi sembra di... neanche rilevante, avvocato, aveva fatto un accenno. No, ecco, il contenuto nel verbale, ecco, volevo capire un attimino se lei avesse avuto all'epoca, non oggi, rapporti con un qualche magistrato collegato anche, non lo so, perché? alla sua famiglia, aveva dei rapporti familiari con la sua famiglia. Ma mi scusi, a quale epoca lei si sta rifacendo, avvocato? Sto parlando delle fine anni 80, metà anni 80. E cosa c'entra con Antonino Gioè gli anni 80, mi scusi? Signor Bellini, lei risponda alla domanda, faccia le domande lei all'avvocato. Se può rispondere, risponda. Non posso, mi devo valere su questa domanda della facoltà di non rispondere, perché potrebbe essere documento alle indagini che stanno facendo in questo momento la Procura Generale di Bologna. Dico, queste indagini da quant'è che sono in corso? Perché lei a settembre ha risposto a questa domanda, settembre 2019. Si vede che in quel momento non c'era l'utilità di poter di non rispondere, adesso in questo momento sì. Senta, lei prima ha parlato anche dei servizi segreti, ha escluso un qualsivoglia rapporto con gli stessi e quindi anche, diciamo, alla sua appartenenza. Dico, perché ci tiene a puntualizzare questo? Perché è un uomo di 'ndrangheta, mi faccia capire. No, ci tengo a puntualizzare questo perché non è vero. Non è vero quello che hanno scritto per 40 anni, sempre sui servizi. Non è vero che qualcuno vada in giro ancora a dire che sono dei servizi che, quando li ho querelati, la querela si è fermata, non è andata avanti e alzano il tiro contro di me. E non è vero, e io, quando mi chiedono, puntualizzo, non è vero. Anzi, senta, ma ripeto, lei ha conosciuto qualche 'ndranghetista che comunque faceva parte dei servizi segreti? Vi è questa compatibilità? È possibile che un soggetto riconducibile alla 'ndrangheta può anche essere un componente dei servizi segreti?